Buongiorno, anzi buon pomeriggio, ben arrivati tutti quanti sulla piattaforma. Sono molto felice e contento di poter partire con questa esperienza che ci vede riuniti in maniera virtuale. Noi l'avevamo scritto in tutte le maniere che avremmo voluto che fosse in presenza, diciamo così, il destino ha voluto un'altra cosa. Però il tema della rigenerazione urbana è qualcosa di assolutamente importante, anzi penso che più questa pandemia continui in qualche maniera, più stiamo cercando di trovare le soluzioni, sembra che diventi assolutamente molto più importante. Soprattutto è importante perché ha generato tutta una serie di risposte che magari erano nate prima, alcune anche veramente in tempi assolutamente non sospetti, ma che si stanno rendendo veramente preziose per riuscire a capire come il nostro rapporto con la città sta cambiando. Allora, io prima di introdurre gli ospiti, perché come avete visto il programma sono tanti, anche voi siete tanti, vi ringrazio di essere così tanti partecipanti a questo congresso. Vogliamo mantenere i tempi, anche perché alcuni hanno anche degli impegni, alcuni dei relatori, e quindi in pratica partiamo subito, prima di tutto con i saluti. Una cosa soltanto, non mi sono presentato, io sono Luca Maria Francesco Fabris, sono il direttore editoriale di YouBuild, la rivista che è prodotta dalla Virginia Gambino Editore, che ringrazio, come ringrazio anche gli sponsor che vedete qui sotto che ci hanno dato una mano per creare questo evento che è gratuito e in questo momento possiamo dire che la gratuità su internet sta diventando una vera opzione. Quindi, tra l'altro, ringrazio gli ordini che ci hanno garantito, penso che abbiano valutato la qualità della cosa che vi stiamo per proporre, i crediti formativi, ma soprattutto devo ringraziare l'ordine degli ingegneri di Verona, per cui adesso chiederei all'ingegnere Geracuni, che è il coordinatore della Commissione Centro Studi Urbanistici dell'Ordine degli Ingegneri di Verona, un saluto istituzionale da parte sua. Grazie. Buongiorno a tutti. Come coordinatore della Commissione Studi Urbanistici dell'Ordine, io vi porto i saluti del Presidente dell'Ordine, l'ingegnere Andrea Falsirollo, e di tutti coloro che in partnership, quali l'Ordine degli Architetti, il Collegio dei Geometri e dei Periti, hanno partecipato al quarto convegno YouBuild 2020. La Commissione è da sempre in prima linea nell'approfondimento delle tematiche relative alla rigenerazione urbana, promuovendo incontri formativi e di aggiornamento come convegni. Il presente convegno esplorerà quindi a 360 gradi questo fenomeno che potremmo chiamare di metamorfosi urbana. Dopo il boom degli anni 60, la nascita di grandi poli industriali e diffondersi del modello di città diffusa, ci troviamo di fronte a problemi che questi fenomeni hanno generato. Il tormentone del XXI secolo è quindi la rigenerazione urbana. E non può essere pensato nessun futuro senza un drastico cambio di rotta delle politiche che governano il nostro territorio. La soluzione di problematiche quali il consumo del suolo, la dismissione di grandi contenitori quali del terziario o del produttivo, la rigenerazione delle periferie, della prima, della seconda periferia, non è più differibile nel tempo. Si tratta di milioni di metri cubi di costruito che hanno perso il loro scopo originale e che affollano come scheletri il nostro territorio. E quindi la domanda che da tempo ci poniamo è come si possa gestire un fenomeno così complesso e sfaccettato. Tra i maggiori scogli da superare, evidenziamo in primis quello economico e quello normativo. Qualche passo in avanti è tuttavia stato fatto. Ricordiamo ad esempio il bando pubblico sul recupero delle periferie con finanziamenti a fondo perduto, oppure l'emanazione di normative regionali e statali, quali la Veneto 2050 o l'articolo 14 del DPR, il famoso sblocca Italia. Siamo però solo all'inizio. I relatori oggi intervenuti ci parleranno di strategie generali e di progetti concreti. Parleremo della città di Milano, della città diffusa di cui il Veneto è un esempio eclatante, di collegamenti lenti, di palinsesto, di ospedali resilienti in tempi di Covid. Non potevamo parlare d'altro. Di aree militari come un esempio concreto di progettazione urbana di Verona. Auguro pertanto a tutti una buona partecipazione. Grazie. Perfetto, io ringrazio l'ingegnere Geracuni perché veramente ha dato un inquadramento perfetto a questo nostro congresso. Veramente adesso
più andiamo avanti nella presentazione, più vedrete, in pratica alcuni di noi, come anche sottoscritto, lavoro al Politecnico di Milano, tutti questi argomenti sono qualcosa che, diciamo così, sono stati studiati molto bene per più di 25 anni, come ho detto prima. In questo momento stanno tutti riprendendo veramente la ribalta e soprattutto stanno anche diventando effettivi. Per fare il punto sulla situazione, chiediamo al primo intervenuto, che è Federico Della Puppa, che è il direttore del centro studi U-Trade, che è un amico di U-Build, ma non solo, proprio della nostra casa editrice, che con i suoi contenuti ogni volta riesce a darci il quadro preciso di qual è la situazione in Italia e non solo, ma soprattutto anche grandi buone idee. Quindi io passo la parola a Federico Della Puppa e alla sua presentazione qui. Grazie. Grazie, grazie mille Luca. Vado subito a mostrarvi la presentazione, credo che si veda correttamente, e permettetemi una breve nota personale, che non è solo personale. Vorrei partire solo con un ricordo, perché Marina Dragotto, che è stata direttrice di Audis, l'associazione delle aree urbane dismesse, che tanto ha dedicato al tema della rigenerazione urbana, che è stata con noi ospite proprio in un convegno 2 anni fa, al convegno nazionale di U-Build, purtroppo da alcuni mesi non è più con noi, ma ci ha lasciato una grande eredità di pensiero, un'eredità di pensiero che in alcune parti oggi le ritroveremo. Dal punto di vista di che cosa? Dal punto di vista di alcuni ragionamenti, innanzitutto il fatto che di rigenerazione urbana ne parliamo, perché ne parliamo adesso, ma in realtà, se andiamo a vedere nella storia, è una pratica che è antica come le città, e città che per vari motivi in qualche modo si rinnovavano costantemente. Io abito nel comune di Venezia, e Venezia era una città che si rinnovava nonostante ovviamente la sua dimensione finita, visto che il confine lagunare non era, diciamo, ma il punto è che oggi parliamo di rigenerazione urbana in un contesto che è un contesto economico, sociale e diciamo territoriale, che è completamente modificato e cambiato. Ne accennava prima l'intervento che mi ha preceduto l'ingegnere Giaracuni sulla questione, ad esempio, dell'urbanizzazione diffusa, del consumo di suolo. Noi siamo passati nell'arco di un secolo dal territorio delle città fabbriche, dal fordismo, al territorio della sharing economy. Siamo passati attraverso fasi nelle quali abbiamo avuto la cosiddetta distribuzione del quello che Bonomi chiama il capitalismo molecolare, fino alla costruzione di tutti gli oggetti produttivi o abitativi che abbiamo avuto sul territorio, che hanno occupato suolo, che l'hanno occupato in modo spesso senza una pianificazione urbanistica che guardasse oltre l'orizzonte di breve termine. E in questo senso oggi il cambiamento, il passaggio dal digitale, diciamo, quando dall'industriale al digitale, il passaggio da quello che è il cambiamento che è avvenuto con il digitale, e quindi con la connessione delle persone, in qualche modo, che stiamo vivendo adesso, col fatto che non serve più uscire di casa per lavorare per molti di noi, diciamo, sono elementi che hanno modificato proprio il nostro approccio a questo tema, a questo problema. Un problema che fino a un po' di anni fa ovviamente non era un problema visto in modo così significativo, perché avevamo un sistema nel quale le città si espandevano, e così come si espandevano le città di grande dimensione, quelle di piccole dimensioni, appunto quelle del capitalismo molecolare, utilizzavano questa espansione anche nel loro piccolo, andando poi a costruire con un sistema matrioska che oggi non possiamo più diciamo seguire, che è quello di riprodurre in piccolo quello che è il grande tema delle città metropolitane. E oggi dobbiamo pensare che siamo passati da in una
diciamo, una stagione di economia legata ai singoli ad una società delle relazioni, dalla lentezza all'accelerazione e dalla società industriale alla società digitale. Cosa vuol dire quindi rigenerazione urbana in questo contesto oggi? Vuol dire non guardare solo ciò che è costruito, ma gli aspetti legati ai temi sociali, dei servizi, del lavoro, delle residenze, a quelli economici, con le economie di scala degli interessi collettivi. Col tema ambientale, cioè il tema delle bonifiche, il tema della lotta al consumo di suolo, dell'efficienza energetica e i temi culturali, perché è anche vero che le città e gli ambiti, diciamo, consolidati oggi rappresentano degli ambiti sui quali agire per riqualificarli, perché le città sono, gli ambiti dove si può sviluppare la maggior, complessità. E quindi la maggior ricchezza, non solo dal punto di vista economico, perché sono state sempre viste le città come i motori della ricchezza del paese. No, attenzione, sono i motori della ricchezza culturale, perché la promiscuità, la contaminazione umana, la flessibilità d'uso della città è un elemento che consente di creare questa ricchezza culturale. Quindi, che cos'è in questo ambito un processo di rigenerazione urbana? E qui faccio mie appunto delle indicazioni che vengono dal lavoro anche di Audis e di Marina Dragotto. È un'attività di lungo periodo che richiede cosa? Chiarezza delle condizioni, chiarezza di obiettivi condivisi, quindi l'ambito nel quale ci muoviamo, gli obiettivi che devono essere condivisi, la capacità di coordinamento, quindi quando parliamo di obiettivi condivisi parliamo chiaramente di processi bottom-up. Per la maggior parte dei casi, e di capacità di coordinamento significa avere registi in grado di essere dei veri registi, facilitatori, la capacità di adattamento e la capacità di gestione. È chiaro che dobbiamo tenere nel tempo la rigenerazione, perché siamo stati bravissimi negli anni passati ad avere dei grandi progetti di rigenerazione urbana che partendo dai, basta solo citare i contratti di quartieri, i progetti Urban 1, Urban 2, Urban Italia, hanno investito in modo rilevante molte delle nostre città, agendo anche da diciamo, elementi formativi per molte amministrazioni. E poi nel momento in cui si sono chiusi questi progetti straordinari, la tenuta nel tempo, diciamo, della riqualificazione ha mostrato tutti i suoi limiti. Perché oggi la rigenerazione urbana va tanto di moda? Perché in realtà è cambiato anche proprio il concetto di città. Nel primo dopoguerra erano tutti pazzi ovviamente per la città. La città rappresentava il tema della ricostruzione, del riscatto sociale, ma poi quando siamo passati negli anni successivi, dopo il 71, fino agli anni prima della crisi, abbiamo avuto un sistema di costi crescenti delle aree centrali, una cultura urbanistica che ha generato sostanzialmente una esplosione della città e un'espulsione di alcune classi che hanno iniziato a colonizzare i territori più vasti dell'entroterra. E quindi cosa è successo? È successo ad esempio in Veneto, ma anche in Lombardia, ma anche in Campania, che abbiamo avuto i fenomeni dell'urbanizzazione diffusa, che è un fenomeno nuovo, ovviamente oggi per noi è un fenomeno vecchio, ma in realtà in quegli anni lì era il fenomeno nuovo del paese, un fenomeno sul quale non si è ragionato al tempo, sugli sprechi e i costi indiretti che non venivano contabilizzati, e poi sul tema dei nuovi equilibri, le nuove opportunità che oggi possono arrivare, non ultima quella di aver in questa pandemia scoperto che in realtà ognuno di noi può farsi carico, ad esempio, in modo collettivo, però, e questo è quello che è successo soprattutto nella prima fase, no? Questa primavera, ci siamo fatti carico tutti quanti della necessità di salvaguardare i più deboli. E questo ce lo siamo fatti carico come sistema collettivo, prendendoci però ognuno di noi la propria responsabilità personale. Ecco, forse rispetto a questo, durante quelle fasi lì abbiamo scoperto che la città può dare delle risposte alle domande che già forse dava come risposte, però potrebbero queste risposte essere strutturate in modo migliore. Ecco che la rigenerazione urbana diventa assolutamente una speranza di mercato, ma una speranza non solo riguardo al mercato dell'immobiliare, ma riguardo a quella che è il sistema complessivo di rigenerazione, ripeto, sociale, economica, ambientale e culturale. Quindi sono i diversi aspetti verso i quali noi dobbiamo guardare. Ma quali sono i nodi verso i quali oggi ci troviamo
legati in qualche modo in attesa che succeda qualcosa. Abbiamo aree dismesse che sono in continua crescita. Noi una ricerca abbiamo fatto qualche anno fa, abbiamo individuato, considerate che il sistema delle aree dismesse in Veneto è elevatissimo. Sulla regione Veneto abbiamo individuato non solo oltre 4.000 aree dismesse, ma ci sono soprattutto 11.000 capannoni industriali abbandonati e inutilizzati. È una ex ricchezza che oggi non possiamo più permetterci perché è uno spreco di risorse verso le quali noi non abbiamo individuato ancora delle soluzioni. Come non abbiamo individuato delle soluzioni sul suolo sprecato, sul suolo, ancora una volta mostro un pezzo di Veneto perché è l'area non solo dove vivo e dove svolgo anche maggior parte del mio lavoro, ma è anche un'area, diciamo, esempio di questa incapacità di gestire il territorio dal punto di vista dell'espansione. Purtroppo, se nell'economia circolare, nel momento in cui noi non abbiamo più bisogno di un prodotto, possiamo prendere qualsiasi prodotto che abbiamo e mandarlo diciamo, al recupero, al riuso, alla demolizione, diciamo quindi allo smontaggio delle componenti dall'automobile al telefonino, a qualsiasi mobile o altro, e anche alla gestione degli stessi rifiuti della raccolta differenziata di tutti i giorni che facciamo, con il suolo questa cosa non è possibile. Forse sarà possibile in che modo? Certamente andando verso quella che potrà essere una stagione di demolizione, ma di demolizione e liberazione in qualche modo di spazi, cosa che nella nostra cultura è molto difficile. Perché? Perché abbiamo sempre guardato la quantità del costruito. E abbiamo puntato, soprattutto l'urbanistica, ha sempre giocato sul tema appunto dei cittadini equivalenti e quindi dei metri cubi, andando poi a realizzare, e siamo ricchi di queste cose, oggi diciamo strutture che sono siti che possiamo chiamare orfani, che sono rimasti senza addirittura padroni e che non sono neanche dei brownfield, ormai sono dei darkfield. E in tutta questa logica abbiamo anche visto che la difficoltà della pubblica amministrazione a definire e tener fede nel tempo gli obiettivi è un tema sul quale ci siamo poco forse interrogati, anche perché alle volte abbiamo aiutato le amministrazioni pubbliche a costruire dei processi, delle procedure, delle metodologie. Ma queste, finché godevano del supporto straordinario di interventi da parte del Ministero, da parte dell'Unione Europea, diciamo che c'era l'occasione di sfruttare delle risorse aggiuntive e ci si metteva. Ma nel momento in cui si entra nell'ordinario, nel dover gestire in modo ordinario questi processi, questo percorso diventa molto difficile. Qual è l'altro aspetto? Il fatto che i privati, che non sono esterni a questa logica, sono sicuramente l'altro punto debole in molti casi. Perché? Perché sono legati ancora, purtroppo, a vecchi modelli di business e hanno poca capacità di innovare i processi, cosa che, ad esempio, si vede in modo molto diverso quando si va in giro per l'Europa, cosa che vediamo, ad esempio, quando andiamo a fare la conta di chi è stata capitale green europea o si è candidata ed è entrata nelle short list delle capitali green europee, che è un segnale di quanta attenzione c'è al rinnovamento della città, non alla rigenerazione urbana di piccoli pezzi, ma a un ragionamento complessivo, strategico sull'intera. Nessuna città italiana, a parte Torino quest'anno, che però non è ovviamente arrivata nella short list, questa era una cartina aggiornata agli ultimi dati, prima dell'ultimo mese, ma diciamo che è un'assenza, a mio avviso, l'assenza dell'Italia anche nelle città candidate che arrivano in finale, è un'assenza che è un sintomo di una nostra incapacità, un limite culturale, perché non abbiamo davvero deciso a livello centrale e di conseguenza nei vari livelli regionali, livelli locali, di investire nella rigenerazione urbana come un'attività indispensabile per lo sviluppo del paese. Abbiamo sempre agito per addizione e non mai per sostituzione. Oggi dobbiamo ragionare per sostituzione, non più per addizione, imparando anche a gerarchizzare e a fare delle scelte dicendo quali aree sono strategiche e quali invece sono
dei darkfield, e quei darkfield dobbiamo abbandonarli se non farli ritornare ciò che erano precedentemente. Allora, quali visioni? Così vado anche a chiudere il mio intervento e lasciando poi spazio agli interventi successivi. Quali le visioni? Certamente dobbiamo cambiare la natura e il ruolo di chi? Dei soggetti in campo. Dobbiamo ridefinire la natura dei soggetti in campo e ridefinire il ruolo dei soggetti in campo, perché diciamo che il gioco della rigenerazione urbana lo conosciamo, ma in questo caso dobbiamo rivedere un po' qual è la natura delle squadre e i ruoli che ognuno dentro queste squadre deve giocare. Certamente la pubblica amministrazione, certamente il ruolo dei privati, certamente il ruolo dei cittadini, che di pubblica amministrazione e di privati ho già parlato, ma il ruolo di cittadini che devono superare quell'ottica di contrasto, diciamo, e devono andare verso una individuazione partecipativa di quelle che sono le loro esigenze, ma trovando anch'essi in qualche modo un legame e una modalità di interlocuzione con la pubblica amministrazione e con i privati. In questo caso si può dire che abbiamo degli esempi anche positivi ed eclatanti in Italia di, diciamo, di buone pratiche. Il problema qual è? Che continuiamo a chiamarle buone pratiche perché? Perché sono poche, perché non è diventata l'ordinarietà. Presentiamo le buone pratiche, ma quelle buone pratiche non le facciamo diventare elementi sistematici. Allora, di cosa c'è bisogno? Certamente in un quadro che è molto complesso, nel quale ci muoviamo e che non per il quale non abbiamo delle ricette sicure, certamente la rigenerazione urbana deve assumere i tratti di un obiettivo strutturale. Allora, da questo punto di vista, per quanto io anche in questo periodo sia molto favorevole a dire ottimi gli incentivi, il super bonus, eccetera, ma attenzione, perché questi incentivi sono incentivi puntuali legati al rinnovo dell'edificio singolo, ma non ragionano in ambito di sistema, non ragionano sul sistema città. Ci dovrebbe un super bonus per le città, non so se questa cosa sarà mai possibile farla, però in realtà, quando ragioniamo oggi in termini di città, se pensiamo all'obiettivo 11 dell'Agenda 2030, in realtà stiamo parlando delle smart city, delle smart communities, cioè dobbiamo mettere al centro dell'attenzione il concetto di comunità, con un nuovo rapporto pubblico-privato, cercando di fare un salto di scala in questa relazione che ha degli obiettivi ovviamente comuni. Ci vuole coraggio, ci vuole inventiva, volontà e fiducia. Il coraggio di che cosa vuol dire? Fare delle scelte. Davvero fare delle scelte che alle volte possono essere anche non particolarmente, diciamo, apprezzate da tutti, ovviamente, però attenzione, non abbiamo molte risorse, dobbiamo andare a concentrare gli investimenti sulle aree a maggior valore aggiunto. Non tutte le aree potranno essere recuperate, riqualificate, rigenerate. Ora, su queste aree dovremo fare un ragionamento per capire con un sistema di vasi comunicanti laddove svuoto da una parte, andrò a densificare da un'altra e quell'altra parte sarà quella a maggior valore aggiunto. Inventiva, serve una nuova inventiva perché? Perché dobbiamo ripartire dalla domanda. Il problema del settore delle costruzioni, in particolare dell'urbanistica, è che si è sempre ragionato in termini di offerta. Quanti nuovi abitanti avremo? Quante case gli diamo? Non ci siamo chiesti che tipo di case, che tipo di quartieri. Questo fino a un po' di anni fa non era una domanda. Oggi deve diventare la prima domanda, ma può diventare una prima domanda se la mettiamo al centro, proprio anzi deve diventare la nostra principale domanda, mettendola al centro dei processi di rigenerazione. Poi ci vuole volontà. Volontà di che tipo? Amministrativa. La pratica della collaborazione, la definizione di strumenti di lavoro e soprattutto un nuovo rapporto pubblico-privato dove in qualche modo si vada a fidarsi, una fiducia reciproca. La pubblica amministrazione non si fida dei privati, il privato non si fida della pubblica amministrazione e i cittadini non si fidano di nessuno delle due. Ovviamente sono un po' catastrofico in questa mia, ma sto cercando di mettere i nodi per capire se abbiamo dei problemi, capiamo come risolvere i problemi. Quando si fanno le analisi SWOT abbiamo i vincoli e le opportunità. Le opportunità tutto bene, ma lavoriamo sui vincoli, cerchiamo di lavorare su quelli. Allora è tutto in mano a questi attori, il pubblico, il privato, i cittadini, il terzo settore che è il soggetto nuovo che si sta affermando. Allora qui, e vado a chiudere, vi faccio la domanda fondamentale, un po' come
Diciamo la domanda fondamentale che viene fatta al grande computer, no? Diciamo nella fantascienza, e quando il grande computer risponde la famosa, la risposta è 42. In realtà avevate di fronte diciamo, alla popolazione che diciamo, era rimasta sconcertata da questa risposta, il mega computer dice: ma forse avete formulato male la domanda. Io credo che ci siamo formulati male delle domande nel passato. Abbiamo guardato a ciò che andava costruito e realizzato, non abbiamo guardato alle persone, ai cittadini. Allora la domanda oggi, e qua riprendo il titolo di un libro che uscirà a breve, che è un po' la summa del pensiero di Marina Dragotto, è: a chi serve la città? Non è a cosa serve la città, ma a chi serve la città. Dobbiamo rimettere le persone al centro della nostra attenzione, dei nostri processi. E il passaggio dal cosa al chi, dagli oggetti alle persone. Se metteremo le persone, quindi le persone e le comunità, le collettività, di fronte al nostro, diciamo, alla nostra necessità di rispondere alle loro domande, allora forse faremo veramente un passo significativo e importante in questo paese verso una rigenerazione urbana finalmente di respiro europeo. Grazie per l'attenzione. Perfetto, ti ringraziamo Federico. Allora, anch'io, se mi permetti, non sapevo, quindi aggiungo anche un pensiero per la dottoressa Dragotto, che ho avuto il piacere di conoscere prima come studente di post-dottorato, a dire il vero, e quando ai tempi ci si interrogava sul destino delle aree dismesse. In fin dei conti, quasi una parola che al giorno d'oggi non c'è, perché è passato il termine di rigenerazione urbana, ma è sempre condensato dentro. Sono 25 anni che ne parliamo, diciamo che alla fine. Forse come ricette ne abbiamo trovate anche molte, adesso effettivamente bisogna passare all'applicazione con le domande cogenti adesso, che sono appunto a chi serve la città. Per cui sono molto felice di passare la parola, anche perché se avete capito la costruzione di questo sistema di congresso è giocata proprio sul fatto di in partenza di mettere in relazione due città come Milano, dove c'è la redazione di UBuild, e dall'altra parte Verona, dove pensavamo di essere ospitati. Quindi adesso non ci siamo nell'etere, ma questo tutto sommato è anche bellissimo. Dall'altra parte, effettivamente, che sono felice di poter parlare di qualcosa che anche qui, nel senso, non voglio dire nulla, ma 25 anni fa ho fatto il dottorato proprio pensando che il verde poteva essere una soluzione. Per chi non conosce il nostro giornale, lo invito magari ad abbonarsi, sarebbe stupendo. Noi parliamo anche di paesaggio, ma di paesaggio nel senso che è una cosa che non può essere staccata dall'urbanità, e al tempo stesso pensare al paesaggio vuol dire anche riqualificazione. Su questa cosa vi dirà molto di più la collega del Politecnico di Milano, Maria Chiara Pastore, che al momento sta guidando un progetto che è bellissimo ed è soprattutto fattivo. Io penso che lei ci racconterà molto di più e molto meglio. Grazie. Intanto grazie a tutti per avermi invitato, sono molto contenta di poter partecipare a questa importantissima conferenza. L'idea è proprio quella di raccontarvi un'esperienza di una ricerca, che è una ricerca che in realtà stiamo implementando nella Grande Milano, quindi in città metropolitana. Il progetto è Forestami, che nasce dalla volontà del comune di Milano, della città metropolitana di Milano, del Parco Nord, del Parco Sud e di ERSAF, l'ente regionale che si occupa della forestazione in tutta la Lombardia, di lavorare per incrementare il capitale naturale della Grande Milano del 2030. Un obiettivo intanto numerico che è 3 milioni di nuovi alberi, ovvero un albero per ogni abitante della città metropolitana e una serie di sfide che sono non solo ambientali, come quelle riferite al mitigamento degli effetti del cambiamento climatico, alla riduzione della condizione media di inquinamento atmosferico, alla riduzione dei consumi energetici, alla riduzione dell'effetto dell'isola di calore, ma anche a elementi quali l'inclusione e la coesione sociale, all'incremento di infrastrutture verdi e blu con le connessioni ecologiche, con l'aumento della biodiversità, con il tentativo di favorire sinergie tra pubblico e privato, e con la valorizzazione del patrimonio del verde metropolitano. Con Forestami ci siamo trovati davanti a tre difficoltà.
La prima era quella di trovare nuove aree disponibili per ospitare piantumazioni. Le aree, secondo il progetto, non potevano più essere semplicemente quelle pubbliche o quelle a gestione pubblica, ma dovevano essere tutte le aree che fossero in città metropolitana con un diverso modello per cui chiunque avesse un'area disponibile potesse metterla a sistema. La seconda è trovare dei nuovi modelli di finanziamento, non più pubblico più su pubblico, ma chiunque potesse aiutare a finanziare la ricerca e mettere a sistema diversi modelli di finanziamento per incrementare il capitale naturale. E il terzo è nuovi metodi di governance, ovvero la capacità e la necessità che diverse istituzioni e enti potessero concorrere insieme a lavorare per l'incremento del capitale naturale. Che cosa abbiamo fatto dal punto di vista della ricerca? Innanzitutto una mappatura che cercasse di individuare le aree di priorità su cui intervenire. Questa è l'immagine che racconta la temperatura in un giorno di agosto, il 4 di agosto alle 10:30 della mattina, dove ci fa chiaramente vedere quali siano le aree più calde, sopra i 33 gradi, vedete, è il colore più scuro. Mentre il colore più chiaro sono tutte quelle aree permeabili che si trovano all'interno del parco agricolo, dove evidentemente la vegetazione e l'avere una permeabilità del suolo abbassa moltissimo la temperatura media. Questa è, diciamo, l'immagine durante il giorno. Vedete che durante la notte la temperatura non scende e non scende in particolare in quelle aree urbane che sono altamente impermeabilizzate. E vede, sì, forse sì, spero si possa vedere per la qualità dell'immagine, si riconoscono per quelli che conoscono Milano e la sua città metropolitana molto bene alcuni elementi del territorio che sono ad esempio l'aeroporto, che è molto scuro perché ovviamente essendo una striscia di asfalto accumula il calore, ma si vedono molto chiaramente all'interno del tessuto milanese il Parco Sempione e il Parco di Porta Venezia come elementi molto più chiari rispetto a un cumulo, un grumo di colore scuro che riferisce di una temperatura sopra i 31 gradi. Abbiamo guardato il potential runoff, quindi il ruscellamento del terreno. Abbiamo guardato alle superfici permeabili e impermeabili, quindi quali fossero i luoghi dove poter piantare con facilità e quali fossero i luoghi dove si doveva fare un grosso lavoro di demineralizzazione per garantire l'incremento del capitale naturale in quelle aree densamente costruite. E abbiamo costruito un dato, questo è il tricano peak over della città metropolitana, che è un dato inedito. Il tricano peak over è il dato della superficie fogliante della città metropolitana, che non distingue tra verde pubblico e verde privato, ma racconta solo dove sono le superfici delle chiome degli alberi. Si riconoscono per esempio molto chiaramente il Parco del Ticino, lungo la valle appunto del Ticino, il Parco delle Groane a nord, il Parco Nord e via via entrando all'interno si vedono i canali del Villoresi, ad esempio, che è molto chiaro all'interno del pattern della città metropolitana, e poi Parco Sempione, Parco di Porta Venezia. Quali sono i focus progettuali? Non basta guardare il territorio dall'altro, abbiamo cercato di capire, partendo dalle categorie che la Food and Agriculture Urbanization proponeva come foresta urbana, cercare di capire quali fossero i luoghi dove intervenire dal punto di vista, diciamo, morfologico. Quindi partendo da foreste periurbane e boschi, parchi cittadini e foreste, piccoli parchi, viali e piccole piazze, altri spazi verdi, alberati, edifici verdi. Quali fossero, diciamo, una ricomposizione dal punto di vista lombardo e milanese, quindi puntare sui parchi, sull'agricoltura urbana, su tutto il sistema di cortili e giardini, viali, alberati e piazze, siepi e filari agricoli, i parcheggi, aree dismesse ed edifici verdi. E poi a destra, vedete, ci sono ancora di più tutta una serie di elementi che compongono il paesaggio della Grande Milano. Dove abbiamo iniziato a lavorare e come abbiamo lavorato. Intanto è una chiamata del tutto volontaria. I comuni della città metropolitana hanno chiamato il Politecnico, insieme abbiamo iniziato un percorso di collaborazione che intanto mettesse a sistema tutto ciò che i comuni
e le istituzioni facevano all'interno della città metropolitana. Queste sono alcune delle immagini e vedete rispetto al 2018 l'incremento dei comuni con cui abbiamo iniziato a collaborare, le piantagioni che si sono verificate in questi 2 anni con una moltitudine di paesaggi, una moltitudine di elementi, una moltitudine di attori che hanno collaborato al progetto. Ovviamente sono alcune sono alberi che si chiamano pronto effetto, quindi con una dimensione di tronco che può essere intorno ai 25-30 centimetri, a quelle che sono chiamate piantine forestali, che hanno bisogno più tempo, ma non per questo siano meno importanti. E poi tutto un lavoro appunto di ricomposizione, di progettualità che continua a essere incrementale. Quindi comuni con cui abbiamo realizzato schede progettuali, comuni incontrati con cui stiamo ancora lavorando, moltissimi comuni in incontro e quelli che ci hanno diciamo, segnalato delle disponibilità. Per intanto abbiamo raccolto qualcosa come 713 ettari. Sono tanti, non sono abbastanza, continuiamo a lavorarne. Per intanto abbiamo voluto anche raccontare la diversità di queste aree, perché il progetto appunto non si occupa solo di individuare aree che siano facilmente piantumabili, quindi aree che possono ospitare alberi e arbusti dove ci sono superfici verdi, ma lavora a una ricognizione di tanti e diversi luoghi dove fare il cambiamento, per cui aree boscate, aree dove è possibile lavorare con orti urbani, aree umide naturalistiche, riqualificazioni boschive, interventi di forestazione in ambiti residenziali, dove ci sono suoli impermeabili, quindi suoli dove è necessario lavorare sulla depavimentazione, viali stradali, filari un sistema interessante dove riusciamo, grazie diciamo, al lavoro quotidiano di diversi ricercatori, a interloquire con comuni che magari non costruiscono delle strategie sinergiche per mille ragioni, ma soprattutto spesso c'è una mancanza di capacità progettuale o di possibilità di lavorare, oppure appunto una mancanza economica. Invece Foresta mi riesce proprio a mettere insieme dal punto di vista delle informazioni, gestendo un sistema più complesso di informazioni, riesce a fare delle sinergie che possono essere dal punto di vista della progettazione, dal punto di vista del matching tra quello che può essere la parte economica e la parte di disponibilità delle aree e poi anche lavorare su una programmazione che non sia quella annuale ma quella pluriennale. Per cui abbiamo costruito delle mappe che sono delle mappe che via via si modificano, si implementano e fortunatamente sono incrementali, dove noi andiamo a individuare tutta una serie di luoghi e appunto continua attraverso un database GIS, continuiamo ad aggiornare e a costruire nuovi progetti all'interno della città metropolitana. E queste sono delle immagini che vi raccontano proprio anche dal punto di vista urbanistico, perché è necessario poi entrare nella dimensione dell'affettività e noi lavoriamo con appunto una parte di ricerca che si occupa di discutere insieme ai comuni di quali aree sono a disposizione, considerando il piano di governo del territorio, quindi gli strumenti urbanistici, quali sono gli indirizzi che il comune vuole prendere dal punto di vista strategico, la messa a sistema rispetto agli altri comuni, oppure diciamo la dimensione strategica sovracomunale. Poi, insieme a un comitato tecnico costituito dal Parco Nord, dal Parco Sud, da ERSAF e dal Comune di Milano, la sezione del Verde, che quindi sono gli enti che tradizionalmente hanno il know-how per fare progetti di forestazione e quindi gestire al meglio le piante, disegniamo la fattività di questi progetti attraverso un comitato scientifico che
comprende diversi enti, questi progetti vengono approvati e grazie diciamo, al sapiente gruppo di persone che si occupano di marketing e comunicazione, stiamo raccogliendo via via imprese e donors pubblici e privati che ci permettono di finanziare la ricerca. In questi giorni, poiché c'è il 21 novembre, dopodomani ci sarà la giornata nazionale degli alberi, dell'albero, abbiamo costruito una campagna e vi invito tutti ad andare a vedere sul sito www.forestami.org. Questa campagna, Albero dopo albero, la mia Milano è sempre più verde, è una campagna che c'è in tutta Milano, in tutta la città metropolitana. Dopodomani ci sarà anche questa, diciamo, campagna che si chiama Storie di Alberi, dove vi invitiamo a raccontare la storia di un albero particolarmente significativo, e stiamo appunto procedendo nel tentativo di rendere la nostra città sempre più verde. È un progetto ambizioso, ma è un progetto personalmente che ci aiuta moltissimo a immaginare un futuro dove troviamo per la prima volta Comune, Provincia, Regione allineati non per la prima volta, ma li troviamo allineati e insieme in questo progetto. Stiamo lavorando affinché, come sapete, il Ministero dell'Ambiente ha lanciato questo progetto anche sulla forestazione urbana per le città metropolitane, per la ricostituzione verde e per la forestazione urbana. Forestami cercherà di partecipare. L'idea è proprio quella di fare il cambiamento attraverso gli alberi, un albero alla volta. Grazie mille. Luca, scusami, ma non ti sentiamo. Luca, esatto. Eri molto espressivo, eri molto Ho fatto espressivo. come all'università, volevo dire, così bene, siccome lei è stata velocissima e ha chiuso in tempissimo, quindi faccio in tempo a recuperare, scusate. No, volevo dire che Maria Chiara ha spiegato molto bene cosa sta succedendo, ma soprattutto veramente che è una cosa fattiva. Io direi che questa è la grande innovazione, insieme a qualcosa che, quello che ho detto, è che sono veramente felice perché dopo 25 anni che in qualche maniera avevo pensato una cosa simile, finalmente si vede realizzato. Diciamo che quello che stiamo vedendo noi cinquantenni adesso, dopo aver fatto 25 anni fa il dottorato, è una cosa, in pratica 3 anni di studio su qualcosa, e vedere che in tutta Europa le nostre idee in qualche maniera stanno prendendo piede, anche grazie ai giovani ricercatori. Questa è un'altra cosa di cui sono molto felice. Oggi qua abbiamo una buona rappresentanza di giovani talenti. Dall'altra parte, effettivamente, è che questo processo coinvolge tantissime specificità, le mette insieme, non soltanto dal punto di vista legislativo, ma anche dal punto di vista proprio procedurale. Questa è un'altra cosa che è interessante, che promuove, riesce a fare la differenza, e soprattutto per me, quanto è veramente molto bello che si parli, non so, perché io non riesco mai a usare il territorio, una parola territorio, urbanistica, paesaggio, per me diventano sempre una cosa sola, e alla fine diventa che effettivamente è tutto quello che abbiamo intorno che ci permette di vivere. Quindi è una cosa che veramente ha un grande valore dal punto di vista anche sociale, del valore urbano e di che cosa vogliamo riproporre. Adesso mi sembra che siamo, anzi, addirittura siamo 5 minuti in anticipo, quindi io direi di mantenerli questi 5 minuti di anticipo. Quindi ringrazio Maria Chiara e do la parola a Riccardo Balzerotti, che anche lui si divide tra il lavoro come professionista per lo studio AUM, di cui è socio, e dall'altra parte è anche ricercatore al Politecnico, con un assegno di ricerca. Allora, ci parlerà di qualcosa che per mio conto è sempre rilevante ed è in pratica la movimentazione lenta all'interno delle città, che cosa può portare. Come vedrete, adesso in pratica, tra il discorso che prima ha fatto Maria Chiara Pastore, adesso che farà Balzerotti, e dopo Russi, c'è una specie di trade union messe insieme, fanno un discorso per mio conto che è unico, con 3 aspetti leggermente diversi. Io adesso direi, anche se siamo in anticipo, io direi, Riccardo, ti darei la parola, così. Grazie. Perfettamente perfetti. Grazie. Grazie Luca, buongiorno a tutti. Vedete il mio schermo? Mi confermate questa cosa?
Luca si vede. Io vi parlerò di un progetto che con lo studio AUMM di cui sono partner abbiamo vinto il concorso circa 2 anni fa, un po' meno, 1 anno e mezzo fa, per una nuova passerella ciclopedonale a Milano. Allora, questa è giusto per contestualizzare un attimo in che ambito matura questo concorso. Sulla mappa di Milano, qui siamo nella parte centrale, questo è il Duomo, questa è la Darsena e questo è il Naviglio Grande. Ai confini del territorio comunale di Milano, andando verso Corsico, c'è un'area che è questa di San Cristoforo, definita area San Cristoforo, dove sostanzialmente si arriverà con una nuova infrastruttura che è attualmente in costruzione, che è la linea metropolitana M4, e che creerà un fortissimo collegamento tra tutta quest'area urbana a sud-ovest di Milano con il centro e fino ad arrivare poi addirittura all'aeroporto di Linate, un percorso di circa 40 minuti, 40 minuti, un'ora, adesso dipende dagli orari, che apre tutta una serie di nuovi scenari. Quindi in questa piccola area si andava poi a inserire il progetto che era richiesto per questa passerella ciclopedonale. Questi sono un po' di dati su quello che è stato l'iter che ha portato a questo progetto. Questa è una vista di quello che è il Naviglio Grande, che è già dotato di una lunga viabilità ciclopedonale che corre su uno dei suoi argini, e qui a destra vedete che invece è attualmente recintato, è uno ex scalo ferroviario, per cui parliamo di uno degli scali di cui tanto si è sentito in questi ultimi tempi e che sono un elemento nodale di quello che è lo sviluppo futuro della città di Milano, e che poi nell'intervento che sarà successivo al mio verrà approfondito in maniera molto esaustiva, perché appunto diventerà un parco, e all'interno di questo parco era prevista una delle parti di collegamento di questa passerella ciclopedonale. Dopo entrerò più nel merito di quelle che erano le richieste. L'area si inserisce in un, diciamo, complesso sistema di vincoli, in realtà non così tanto complesso, è un vincolo del regionale del 94 che è a tutela dell'ambito dei Navigli, che è questo in magenta, e poi anche con tutte le sue propaggini di questa campitura gialla rigata, che si estende poi fino a tutta l'area di Parco Sud. La parte che abbiamo qua sotto è il Parco Agricolo Sud di Milano. L'area è sottoposta a tutela perché è riconosciuta come un elemento di paesaggio forte, riconoscibile dalle caratteristiche storiche di cultura materiale e immateriale molto forti, per cui fin dal 94 si è pensato che meritasse di essere sottoposto a tutela. Venendo invece più nel dettaglio di quello che è l'attraversamento ciclopedonale, ha un doppio peso. Si è parlato prima di rigenerazione urbana e spesso si dice è confinata magari a un esempio di un singolo edificio, per quanto riguarda la parte, ad esempio, del bonus 110 che è stato citato. Però la rigenerazione urbana ovviamente non è solo fatta di edifici, ma è fatta anche di infrastrutture. Infrastrutture che possono essere per la mobilità, infrastrutture che possono essere pubbliche, come un parco. Diciamo che sono tutto un apparato di struttura, di infrastruttura, che è necessario perché al suo interno o ai suoi margini poi sorgano effettivamente fenomeni di rigenerazione urbana fatti poi di edifici e di persone.
Per questo siamo stati molto contenti di partecipare a questo progetto, perché riteniamo che un'infrastruttura leggera, ma nemmeno troppo, e dopo vi spiegherò bene perché, di questo tipo, fosse un elemento importante per tutto il quartiere. La situazione, come vi ho precedentemente detto, sulle mappe è riassunta in questo schema. C'è la parte di Piazza Tirana, che per chi non conoscesse Milano è un quartiere a prevalenza di edilizia popolare, a un po' ai margini di quella che è la città, in fondo all'asse del Lorenteggio, un quartiere molto interessante, con molto potenziale, che è stato interessato da tantissimi interventi recenti, soprattutto su quella che è la mobilità, per cui il collegamento, gli assi ciclabili, è un punto, diciamo, focale di quella che è, di quello che è lo sviluppo urbano di Milano. Tra Piazza Tirana e il vecchio scalo di San Cristoforo è tuttora presente la stazione con la linea ferroviaria. C'è poi appunto quest'area verde, questo scalo dismesso che diventerà, come vedremo, un parco. Poi c'è l'asse del Naviglio e poi c'è questa piccola area chiamata Ronchetto, che è un vuoto urbano che in passato aveva avuto un grande pregio dal punto di vista del verde agricolo, perché era una testimonianza di verde agricolo che poi negli anni in realtà è andata persa, e attualmente si parla di un'area di cantiere per la realizzazione della linea M4, per cui si vuole tornare un po' alla sua vocazione a verde e a parco. In questa immagine si vede un po' quello che è il tracciato del progetto di concorso che abbiamo sviluppato, che già un po' nelle sue forme, nel suo essere sinuoso, nel suo avere questo elemento circolare che poi sarà la discesa al parco, si vede un po' come l'idea fosse quello di creare un nastro che in qualche modo facesse un nodo e ricucisse aree della città che sono molto vicine da un punto di vista meramente numerico, ma molto, molto lontane, perché attualmente passare da questo punto a questo punto a questo punto è quasi impossibile, bisogna fare dei giri molto 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 lunghi, per cui si tratta di aree che non hanno nessun tipo di comunicazione. L'idea di avere questo tipo di connessione, quindi su una scala locale, era quello di creare un parco unico, cioè come se Piazza Tirana, il parco centrale di San Cristoforo e il futuro parco del Ronchetto diventassero un unico sistema verde collegato, che collegasse due pezzi di città, la via Ludovico il Moro e Piazza Tirana, e che collegasse il capolinea della metropolitana, per cui, che è qua al centro, per cui da questo punto in realtà a tutta la città, come abbiamo visto, fino a Linate. Inoltre questo nodo si va a collocare su uno dei corridoi verdi del comune di Milano, e che in questo punto aveva un po' una cesura, per cui in realtà questo piccolissimo collegamento è anche un collegamento strategico tra il sistema dei parchi cittadini, tra il centro città e quello che noi abbiamo definito un portale di accesso a quello che è il Parco Agricolo Sud. Questi sono gli elaborati di concorso, per cui con le primissime idee, una planimetria di inquadramento che fa vedere come dal punto di Piazza Tirana si arrivi, poi si salga fino a scavalcare i binari, poi si scenda nuovamente al parco, poi con una rampa si scenda ulteriormente all'ingresso della metropolitana, e attraversando poi il Naviglio invece si vada ad arrivare nell'ambito di via Ludovico il Moro e poi più a sud verso il parco agricolo. Il progetto sta avendo man mano, quelli erano elaborati di concorso, questi sono elaborati più tecnici, perché man mano sta entrando in quello che è il merito proprio della costruzione di questo elemento, per cui un elaborato tecnico di questo tipo mi sembrava interessante per dire che si tratta di un'opera urbana, architettonica, ma sempre con quest'idea che è un'infrastruttura leggera e lenta, perché è un'infrastruttura pedonale e ciclabile, però è un'infrastruttura grande, perché sono 600 metri di
sono 600 metri di sviluppo per una larghezza dell'impalcato di 4 metri, per cui non parliamo proprio di un ponticello, cioè ha la caratteristica di un'infrastruttura. Ci siamo quindi chiesti come legare questa infrastruttura al contesto, cioè quantomeno siamo in un'area vincolata, per cui il primo ragionamento è stato dire, vabbè, vediamo che tipo di ponti ci sono, vediamo se può essere una fonte di ispirazione. In realtà quello che potrebbe essere l'immaginario del ponte tipico sul Naviglio, per cui magari con la ringhiera di ferro battuto, oltre a essere difficilmente applicabile a quella che è una scala infrastrutturale, in realtà neanche esiste sostanzialmente. C'è questo bellissimo lavoro di questa pubblicazione del 98 che andava ad analizzare tutti i ponti sul Naviglio, tutti gli scavalchi, anche oltre ai confini del territorio comunale, e in realtà c'è una varietà enorme e tutti questi ponti, questi scavalchi sono estremamente disomogenei per materiali, tecnologie, epoche, funzioni, fino ad arrivare anche agli ultimi che sono stati inseriti post 98, per cui dopo che la pubblicazione era già stata fatta, che anche questi hanno scala, funzione, materiali completamente diversi, fino ad arrivare al ponte veicolare di Pietro Giordani, che ha un impatto particolarmente notevole. Per cui, procedendo in questa direzione, sempre su questo manuale abbiamo trovato questa citazione particolarmente interessante, ve la leggo, che tanto è molto breve. Il ponte sta perdendo la sua caratteristica di essere un forte riferimento territoriale, principalmente a causa della scarsa qualità del suo ambiente. Ecco, quindi probabilmente quello che rende uno scavalco in un ambito come quello del Naviglio interessante è il suo diventare riferimento territoriale, non sta in uno stile che possa essere in qualche modo riconducibile a una mimesi con quelli che sono gli scavalchi esistenti, che abbiamo visto non hanno una loro coerenza, un loro linguaggio unitario, ma è nel suo essere un riferimento territoriale. In questo senso abbiamo lavorato per proporre quello che è un elemento particolarmente unitario, particolarmente riconoscibile, che avesse una sua coerenza sia dall'inizio in Piazza Tirana, sia alla sua fine nell'area del Ronchetto, e che facesse della riconoscibilità e di una certa pulizia nella forma il suo timbro stilistico, per cui non c'è un timbro stilistico mimetico, in realtà il ponte si vede parecchio, ma non era neanche utile parlare di mimesi, perché comunque, come già detto, l'opera ha una dimensione di scala infrastrutturale, pur essendo un'infrastruttura lenta, per cui non aveva neanche senso cercare di occultarla o nasconderla in questo senso. Questo cosa ha comportato? Ha comportato però comunque di trovare qualche riferimento che potesse essere interessante e utile, in ogni caso nelle scelte anche poi di dettaglio della scala architettonica, oltre, cioè, superato questo tema della scala urbana territoriale, nella scala architettonica sono stati inseriti una serie di elementi che potessero richiamare in qualche modo il contesto dei Navigli e il contesto milanese. Si è lavorato ad esempio su elementi tipici del Naviglio per conformare le sezioni architettoniche che costituiscono il ponte, per cui abbiamo una sezione trasversale che è questa, che si rifà in qualche modo alla tecnologia costruttiva dei barconi, per cui ci sono tanti punti in comune, c'è un elemento strutturale interno ricoperto da una paratia. All'interno di questa paratia si crea un vuoto che noi abbiamo definito un vuoto funzionale. Nel caso del barcone, il vuoto funzionale è funzionale al galleggiamento stesso della barca, perché si crea l'aria interna. Nel nostro caso, il vuoto all'interno della pancia di questo nostro attraversamento è funzionale al
alla struttura stessa dell'impalcato. Le luci sono molto importanti tra pila e pila, arrivano la più lunga anche a 65 metri, per cui l'altezza di queste travi era decisamente importante. Il vuoto, cioè lo spazio che c'è in questi 3,20 m, in realtà è funzionale al fatto che stiano in piedi. Abbiamo lavorato poi sulla sezione longitudinale, scegliendo un profilo che si vede in questo senso, un profilo continuo e unitario, tutto sulla stessa quota tra due fianchi di pari dimensione, pur avendo vincoli diversi di altezza dello scavalco, perché sulla ferrovia era richiesta un'altezza, sul naviglio un'altra, sulla strada un'altra, si è deciso di tenere la linea peggiorativa, la condizione peggiorativa di altezza dello scavalco, che è quella sulla ferrovia, per avere una linea continua e uniforme, una linea continua e uniforme come quella che è quella del naviglio. Il naviglio è un'opera ingegneristica straordinaria, che su una lunghezza di circa 50 km ha un dislivello di soli 34 metri, è praticamente orizzontale, perfettamente orizzontale su 50 km di sviluppo, dal suo inizio. Questi sono dei disegni storici dell'inizio, dell'incile del naviglio, e il disegno storico delle sistemazioni della Darsena, per cui tra questo punto e questo punto ci sono 50 km che sono stati mantenuti quasi completamente in orizzontale. Per cui questa idea di un'orizzontalità perfetta tra due argini ci piaceva che potesse essere mantenuta. L'altro tema sviluppato era quello di progettare lo spazio vuoto, ovvero, come vi ho detto, le luci sono particolarmente importanti, anche perché si è voluto ridurre al minimo il numero delle pile. Ci sono delle pile di dimensioni particolarmente importanti, ma sono poche. Gli appoggi a terra sono pochissimi, sono limitati al numero essenziale, e il fatto di aver mantenuto l'altezza di scavalco peggiorativa per tutto lo sviluppo del ponte ci porta in una situazione di questo tipo di proporzione, dove in realtà lo spazio vuoto al di sotto del ponte non diventa più un sottopasso, per cui buio, insicuro, insomma i sottoponti non hanno una grande fama, ma diventa uno spazio comunque aperto, vivibile, con una proporzione sufficiente tra la larghezza e l'altezza dell'impalcato, anche per poter avere delle piantumazioni al di sotto, o comunque perché sia uno spazio vivibile. La dimensione importante delle pile, avendole dovute ridurre di numero, ci ha portato poi a fare un ragionamento su come realizzare questi manufatti di dimensioni così generose, ed è stato scelto di optare per tutta una serie di pile di foggia diversa, che in qualche modo fossero ispirate a dei maestri dell'architettura milanese, che del nostro passato, insomma, quindi un legame alla città di Milano. Ci sono per cui alcune pile che sono i corpi ascensori ispirati ai linguaggi di Aldo Rossi. Sempre su questi altri elementi dei corpi scala ci sono questi profili alari di ispirazione pontiana, delle forme mangiarottiane, qui dove l'elica si sovrappone, dove l'elica per scendere nel parco lineare si sovrappone alla passerella, invece che avere una pila ci sono dei tiranti che la tengono sospesa dall'alto, dove appunto c'è questa sovrapposizione, ispirata un po' al linguaggio esile e con queste strutture tirantate di Albini. E poi gli ultimi due sono estremamente riconoscibili: uno è il pilastro di Piazza Cadorna e l'altro è un linguaggio di ispirazione mendiniana. Anche il tema del colore è stato sviluppato in questo senso. C'è un collegamento diretto tra quelle che erano le cave dove partiva il marmo per la realizzazione del Duomo, che pur essendo marmo rosa è un colore sostanzialmente chiaro e biancastro, e questo legame con il colore bianco in realtà è un legame che a Milano esiste. Milano è una città percepita come città grigia, uno dei materiali tipici è il ceppo, tant'è che una delle architetture più interessanti degli ultimi anni, che è la Bocconi delle Grafton, è appunto grigia, ma in realtà ci sono tanti episodi di edifici importanti in cui il colore bianco, come da questi esempi che abbiamo selezionato,
è sicuramente il tema del colore chiaro è un tema molto presente nella città di Milano. Quindi appunto tornando un pochino più nel dettaglio, vado molto velocemente che il tempo stringe, ci sono questi tre episodi che grazie a questo nuovo collegamento vengono collegati. Questa è l'uscita dalla metropolitana, per cui salendo poi tramite questa rampa, questa scalinata, si arriva alla quota del parco, il naviglio è qua sulla nostra destra e poi si può salire e attraversare o la ferrovia o il naviglio, per cui c'è appunto il nuovo giardino di Piazza Tirana per il quale sono previste delle linee guida che verranno poi applicate in maniera magari leggermente dissimile da questa, ma più o meno, per cui immaginavamo una cosa di questo tipo che andasse un pochino a integrarsi in quelli che sono gli spazi verdi attualmente esistenti, divisi per fasce, con una modifica più radicale semplicemente al centro. Questo è un disegno del prospetto della stazione che verrebbe in qualche modo cinta dalla nuova rampa. C'è la parte centrale con appunto i corpi scala e gli ascensori che arrivano direttamente alla metropolitana sottostante e poi collegano direttamente a quello che è la quota del naviglio e quindi la ciclabilità esistente che abbiamo visto nella prima slide e che poi è questa, con appunto tutta una serie di collegamenti su varie quote che generano un sistema abbastanza fluido di distribuzione. E poi ci sarà la parte dell'hub intermodale, ovvero dove passeranno anche gli autobus e quello che per noi sarebbe il portale, come dicevo, al Parco Agricolo Sud, da cui la scelta di avere questo elemento trasversale molto lungo che andasse a coprire tutta la larghezza del parco, che poi è questo, e che in qualche modo completasse quella che è la cortina attualmente esistente e che si configurasse esattamente come un portale di accesso a quello che poi sarà lo sviluppo del Parco Sud, collegato con una ciclabile, anche questa prevista dal nuovo progetto. Io ho concluso, spero di essere stato in tempo, ho rubato qualche minuto in più di vantaggio di quelli che avevamo prima. No, comunque è andato benissimo. Allora, anche ti ringrazio prima di tutto. Anche qui, in pratica, avete visto, siamo passati da un livello paesaggistico urbano di grande scala, siamo ricaduti su Milano in una maniera interessante, a mio avviso, che mette insieme architettura, perché in fin dei conti è una struttura ingegneristica sotto un certo punto di vista, ma è veramente elaborata come un progetto architettonico senza problemi, tra virgolette, nel senso che ha una sua funzionalità ma anche una sua estetica che è molto molto interessante, e si collega ad un altro passo che sta venendo a Milano. Allora, vi presento adesso, lo chiamo in causa, l'architetto Nicola Russi, che è al tempo stesso un partner dei Laboratorio Permanente, che è un importante studio di architettura milanese. Adesso lui racconterà qual è l'avventura e che cosa staranno per fare a Milano, cosa faranno a Milano, e al tempo stesso è anche docente, mio collega, al Politecnico di Torino, quindi siamo virtualmente cugini, perché per gli studi li avevo fatti nello stesso posto. Allora, io passerei la parola a Nicola, così in pratica non perdiamo l'aggancio, facciamo una soluzione di continuità molto breve, perché in qualche maniera siete agganciati questi due progetti alla fine, e tu racconterai perché. Grazie. Grazie mille Luca, e buongiorno a tutti. Presento, mi date solo conferma che vedete per favore la presentazione? Adesso la stai per mettere, perfetto. Ok, perfetto. Perfetto, grazie mille. Come diceva Luca, questo progetto che vi presenterò oggi in qualche modo è strettamente legato al progetto di Riccardo Balzarotti che avete visto qualche minuto fa, perché interviene proprio sul Parco di San Cristoforo, che è stato citato come uno dei luoghi di trasformazione della città di Milano. Questo progetto in realtà è esito di un concorso che è stato bandito circa 2 anni fa e che riguardava la rigenerazione dei due più importanti scali della città di Milano, lo scalo Farini, che come vedete ha una dimensione
incredibilmente vasta se confrontata con il centro della città di Milano, e lo scalo San Cristoforo. Perché due parchi? Perché, cioè perché due scali? Perché rispetto ad un accordo di programma tra Ferrovie dello Stato, tra Sistemi Urbani e il Comune di Milano, si è deciso di legare i due scali insieme per poter effettuare un scambio di volumetria tra lo scalo di San Cristoforo e quello di Farini. Quindi attraverso un processo di perequazione interna a questi due scali ferroviari si è potuto destinare a San Cristoforo un'ampissima superficie a parco. Sostanzialmente San Cristoforo accoglierà esclusivamente servizi ad uso del parco e il parco stesso, mentre Farini è stato deciso che avesse come destinazione d'uso un parco alla scala metropolitana, poi un vero e proprio quartiere della città di Milano. Oggi lo scalo Farini si presenta ancora in questa condizione. Lo scalo, come vi dicevo, è il più grande all'interno della città compatta di Milano. L'edificio centrale che vedete è un ex deposito che verrà già prima del concorso, è stato deciso che verrà assegnato alla una sede distaccata della Fondazione d'Arte Brera. E poi vedete che è costellato al suo interno da una serie di altri edifici di valori differenti, alcuni che hanno una rilevanza storica, altri meno, che costellano, diciamo, questa grande superficie libera a disposizione dello sviluppo della città. Il parco di San Cristoforo invece verrà realizzato su una superficie che è sostanzialmente già a verde, nel senso un verde spontaneo che è nato nel corso degli anni. Alla sinistra di questa immagine vedete lo scheletro della stazione progettata da Aldo Rossi, che non è mai stata conclusa, progettata e realizzata intorno agli anni 90, e che il concorso chiedeva di rifunzionalizzare oppure di abbattere, cioè di lasciava libera la decisione ai progettisti. Il gruppo dei progettisti che diciamo ha affrontato il progetto insieme a noi è un gruppo estremamente vario e complesso. Il nostro studio, che si chiama Laboratorio Permanente, ha lavorato insieme allo studio OMA e in particolare ai partners Ippolito Pestellini Laparelli e Rainier De Graaf, che insieme a noi hanno costituito, hanno coprogettato costituito la regia di questo progetto estremamente complesso, che ha visto coinvolti altri due studi di paesaggio, lo studio Vogt Landscape, uno studio svizzero esperto proprio in progettazione e realizzazione di progetti di paesaggio complessi, e in alcuni casi che avevano delle caratteristiche dimensionali paragonabili a quelle dello scalo Farini San Cristoforo, ma abbiamo pensato anche di coinvolgere Philippe Ram, che è un architetto paesaggista esperto in architettura meteorologica. Altri studi che sono stati coinvolti sono Arcadis Italia, che è esperta è nata però in Olanda e quindi esperta nella gestione delle acque, vedremo poi perché, Net Engineering che è esperto in mobilità, e lo studio MESA di Ezio Micelli, esperto in economia urbana e sviluppo e strategie legate proprio a fattori di crescita economica legati a real estate, che ha avuto un ruolo fondamentale nella definizione di questo progetto, e l'associazione Tempo Riuso, un'associazione esperta in forme di appropriazione attività, diciamo, intorno alla dimensione progettuale, che possano cogliere le opportunità date da ogni passaggio di sviluppo di un progetto, da ogni step di realizzazione di un progetto. Quando parliamo di Milano, è chiaro individuarne le sue ragioni topografiche se la confrontiamo ad una più ampia lettura alla scala nazionale della penisola italiana, e vediamo facilmente come la posizione della città di Milano sia proprio nel punto di incontro tra il sistema est-ovest, quindi sistema pedemontano, padano,
e l'asse che lega la penisola italiana al sistema europeo oltre le Alpi. Ma quando scendiamo di scala e andiamo a individuare la posizione della città di Milano rispetto al suo territorio più circoscritto, quello definito dalle Alpi, dai due fiumi principali, a est e ovest, Ticino e Adda, e dal Po al di sotto, nella parte meridionale della città, risulta meno chiara la posizione della città. Non c'è infatti una caratteristica geografica, rilevante che in qualche modo sembri giustificare la posizione della città, in questo punto specifico. La ragione in realtà non si vede da quelle carte. Da delle carte ad una scala ampia come una scala territoriale, ma è rintracciabile sostanzialmente in una consistenza dei suoli su cui è posta la città di Milano. Nell'immagine che vedete in alto è rappresentata il tipo di paesaggio a nord della città di Milano, una cosiddetta una brughiera. Un paesaggio che è contraddistinto da un suolo estremamente permeabile, poco fertile, in cui le acque vengono raccolte e riescono in qualche modo a penetrare nel sottosuolo. Nella immagine in basso che vedete si racconta invece di un paesaggio estremamente erorato da un sistema di acque, infatti è un'immagine scattata a sud di Milano, in bianco vedete le torri del Gattosoglio, e questa ci racconta di un terreno fertile con una forte presenza di acque superficiali che hanno reso la città diciamo capitale per un certo periodo storico di una produzione agricola e quindi di uno sviluppo mercantile molto molto ricco e che le ha dato una grande possibilità di espansione. La città di Milano si trova su questa linea che in inglese è chiamata Reservoir Belt, ma di fatto in italiano è la linea dei Fontanili, su questa costa che non è rintracciabile dalle carte a grande scala, ma di fatto definisce proprio il punto di contatto tra questi due suoli diversi, che hanno di fatto costituito l'occasione alla città di Milano di espandersi verso nord, verso le Alpi, con tessuti edilizi lungo le infrastrutture di collegamento tra l'Italia e le Alpi, attraverso le Alpi e l'Europa. A sud, come vi dicevo, ha dato la possibilità di realizzare un'ampia dotazione di suoli agricoli che, irrorati da acque risorgive, quindi con una temperatura costante, garantissero coltivazioni anche invernali, quindi produzioni agroalimentari che hanno sostenuto la città di Milano nel corso dei secoli. È stato interessante produrre questa lettura perché chiaramente verificando questa lettura con i luoghi in cui si trovano le due aree di progetto, Farini e San Cristoforo, abbiamo immediatamente visto come due vuoti apparentemente analoghi, seletti appunto da un punto di vista planimetrico, avessero delle caratteristiche ambientali estremamente diverse. Il Parco Farini si trova infatti in una zona estremamente densa, prevalentemente inquinata da un punto di vista atmosferico. Il Parco di San Cristoforo si trova in un punto di margine tra la città e la campagna, dove i fattori inquinanti principali sono legati al sistema delle acque che, scorrendo al di sotto della città di Milano, trovano molti fattori di inquinamento. E per questo motivo abbiamo deciso di partire a riflettere sul ruolo di questi due parchi proprio da un punto di vista ambientale, cercando di leggere il Parco Farini come un filtro che potesse contribuire a un sistema di depurazione dell'aria nel settore nord e come invece il Parco San Cristoforo, posto trasversalmente al sistema delle acque, potesse contribuire a un filtraggio delle acque che da nord-ovest si sviluppano verso sud-est.
due parchi che quindi collezionati dentro il più ampio sistema di parchi milanesi non avessero solo un ruolo di spazio per l'uomo, un ruolo diciamo di servizio alle comunità locali che vivono a ridosso degli stessi, ma avessero un valore ecosistemico ad una più ampia scala e contribuissero alla definizione di una nuova forma di città, un nuovo modello di città costruito per produrre e progettare ambiente e non solo per essere supporto delle attività dell'uomo. Parlando nello specifico, il parco di San Cristoforo, come vi dicevo, si costruisce, si realizza lungo l'asse del Naviglio. Asse del Naviglio che in questa immagine è rappresentata dalla scritta Artificial Waters. Chiaramente il Naviglio non è un progetto che stranamente riesce a correre, a far defluire le acque da sud-ovest verso nord-est, benché le acque naturalmente scorrano da nord-ovest verso sud-est. Proprio attraverso un gioco di bolina, il progettista che sappiamo l'ispirazione del Naviglio fu appunto deriva da delle intuizioni leonardesche, ha cercato di costruire un sistema di angoli rispetto all'andamento naturale della sezione padana, proprio per garantire quel leggero scarto di altimetrico che consentisse alle acque di muoversi in un senso opposto a quello dell'andamento naturale. Il parco di San Cristoforo dunque si trova proprio nel punto di contatto e nel punto di sovrapposizione tra un sistema di acque naturali che da nord-ovest corrono verso sud-est e questo sistema artificiale che rompe, diciamo, mette in crisi questo defluire naturale delle acque. È proprio in questo punto di contatto che abbiamo previsto di realizzare una lunga vasca di fitodepurazione che consentisse di reimmettere le acque depurate dopo un processo ingegnerizzato di filtraggio naturale all'interno del territorio agricolo della città. Una vasca che avesse il duplice ruolo di supporto, diciamo, al sistema ambientale della città, ma fosse anche lo sfondo per attività umane e luogo per generare nuove condizioni ambientali al suo interno. Questa vasca ha anche un ulteriore valore ambientale, poiché generando una nuvola di vapore al di sopra, lungo tutta la linea della sua continuità, produce una cosiddetta blue cloud che riduce le emissioni, le radiazioni solari durante il periodo estivo, quindi produce un differenziale di temperatura al di sotto, diciamo, nelle zone più prossime alla vasca, e queste generano dei venti convettivi che producono quindi un abbassamento delle temperature nelle aree circostanti, rendendo sia il parco e sia i quartieri a ridosso dello stesso con un comfort sicuramente maggiore, soprattutto nei periodi di grandi escursioni termiche e nei momenti in cui le ondate di calore sono più presenti nell'anno. Ma sicuramente il luogo in cui si è concentrato il lavoro è il Parco Farini, l'area specifica dello scalo ferroviario di Farini. Come vedete in questa immagine, il parco che abbiamo deciso di realizzare è un parco che corre lungo il sistema dei binari e attraverso questa figura, questa forma, garantisce una continuità ambientale ad un sistema di verdi già presenti o in corso di realizzazione nella città di Milano, costruendo una vera e propria continuità ambientale tra il centro della città e le aree più periferiche rispetto ad esso, aree che sono comunque in forte sviluppo, per esempio l'area Mind a Expo,
Il Parco Farini è quel tassello fondamentale, quel ponte verde fondamentale per costruire proprio questa rete continua di spazi verdi, appunto dall'area dell'Expo fino ai giardini pubblici entro Montanelli, che sono proprio posizionati a ridosso del centro storico di Milano. Ma la concezione di questo parco è analoga a quella che avete visto nello scalo di San Cristoforo, e viene realizzato non solo come un ponte per le attività umane e il benessere dell'uomo, quindi lungo il suo percorso, ma viene concepito come vero e proprio filtro per catturare i particolati sottili, in particolare il PM 2.5, che attraverso un sistema, diciamo, di forestazione con delle specie specifiche che abbiamo selezionato, potrà essere aggrappato alle foglie, agli aghi, alle resine di queste specie e quindi poi prelevato, diciamo, dai venti che attraversano il parco in senso trasversale. Venti che hanno un'altra caratteristica: nel periodo estivo, attraverso queste misurazioni dell'ARPA, abbiamo verificato come le ondate di calore in città si propaghino da sud-ovest verso nord-est, e il parco di Farini, che si trova in questa posizione, può realmente contribuire a ridurre le ondate di calore, ma soprattutto essere un primo prototipo per filtrare gli agenti inquinanti che lo attraversano. Chiaramente noi sappiamo che i fenomeni di inquinamento sono consistenti e non possono essere certo risolti con una porzione così ridotta di foresta all'interno della città, ma sappiamo anche che ritenevamo che sia San Cristoforo che Farini dovessero costituirsi come prototipi da poter poi sviluppare e essere, diciamo, riadattati, sviluppandoli nei contesti, in altri contesti, e costruire di fatto una prima immagine di infrastrutturazione ambientale della città attraverso due filtri, un filtro verde e un filtro blu. Ecco, questa è una sezione che racconta in maniera più tecnica e specifica il funzionamento di questo sistema di filtraggio e la possibilità di produrre, attraverso, seguendo il corso dei venti, anche una esondazione, diciamo, di correnti d'aria più fresche anche nel cuore stesso del quartiere che andrà progettato poi a ridosso del parco stesso. Il parco che vi ho descritto di fatto quindi è l'invariante, è il vero e proprio monumento che nel senso la forma più strutturante e strutturale del progetto che abbiamo concepito per Farini. È di fatto è sì un ponte, ma è anche una figura facilmente riconoscibile con un confine definito che non può essere eroso nel corso degli anni e che di fatto stabilisce un punto di discontinuità tra questa dimensione ambientale verde e la restante parte dell'area di progetto che in questo momento vedete semplicemente descritta con un fondo bianco, un fondo in attesa di una successiva fase di concezione. Abbiamo quindi, diciamo, al netto di quell'invariante del parco che vi ho appena descritto, abbiamo costruito dei passi metodologici per definire la forma del futuro quartiere che si sarebbe affacciato sul parco stesso. E per farlo, come prima riflessione, abbiamo individuato una griglia che sostanzialmente riproducesse le dimensioni e le serialità dei sistemi insediativi immediatamente a ridosso del quartiere di Farini. Il nostro obiettivo era proprio quello di produrre una maggiore continuità possibile tra la nuova porzione di città e i tessuti a ridosso di essa, un po' per evitare quell'effetto, per chi di Milano forse lo può capire, City Life, in cui il nuovo intervento si segnala
rispetto alla città esistente proprio attraverso una linea di demarcazione netta, andando quindi a produrre tipologie e spazialità aliene dai contesti adiacenti. Nel nostro caso questa dimensione, diciamo, di salto di scala abbiamo previsto che fosse assegnata solo al parco, mentre il quartiere avrebbe dovuto e dovrà connettersi il più possibile alle zone a ridosso, ai quartieri a ridosso della nuova area di progetto. Scusate, questa slide è sotto. Scusa? Chiedo di accelerare perché sei già. Sì, sono già oltre. Abbiamo individuato un sistema di centralità locali che hanno in qualche modo arricchito questa griglia con un sistema di spazi pubblici all'interno dell'area di progetto, e questo di fatto è il sistema di spazi pubblici e di invarianti dato da parchi, piazze, strade, che per noi era l'oggetto, quindi il palinsesto più strutturale del progetto. Il resto, cioè l'edificato, come vedete, non compare in questa immagine. L'edificato avrebbe potuto prodursi in tante forme e in tante modalità diverse, seguendo diversi tipi di densità e diverse tipologie, che avrebbero e potranno adattarsi ad un andamento di sviluppo nel tempo che per i Farini è prevista in 30 anni e che quindi deve tenere conto di crisi economiche e di momenti di sviluppo. Per quello abbiamo testato il nostro sistema di invarianti di spazi pubblici con diversi gradi di sviluppo per Farini, da delle forme evidentemente più eccezionali alla possibilità per la città di Milano di accogliere determinate agenzie europee o headquarters che in qualche modo avrebbero richiesto maggiori volumetrie di quelle previste, accogliere dentro degli isolati con una dimensione sufficientemente ampia probabili e nuove forme di produzione urbana all'interno della città, quindi questi isolati lo consentono, accogliere forme di residenza più ordinaria o addirittura non potersi sviluppare secondo le aspettative. E allora, prima del Covid, lo scenario peggiore che ci sembrava di poter raccontare era l'uscita dell'Italia dall'Europa. In tutti questi casi avete visto che la forma dell'isolato è invariata e questa forma consente diversi gradi di sviluppo e diverse tipologie. Chiuderei qui dicendo che sostanzialmente la scelta del progetto è stata quella di non affidare alla tipologia del grattacielo l'unica possibilità di sviluppo di quest'area. Sappiamo che il grattacielo sostanzialmente è una tipologia che può accogliere funzioni determinate, residenze di lusso o sedi per grandi aziende. Noi non sappiamo come sarà il futuro della nostra condizione urbana, quindi il progetto di Farini, in qualche modo, assegnando alla struttura dello spazio pubblico una forma netta e determinata e individuando degli isolati ampi, consentirà diversi gradi di evoluzione. L'immagine che quindi vedete è un'immagine che non è la rappresentazione di quello che sarà il quartiere Farini, ma è una delle tante possibili, ma sicuramente quello che rimane invariato in questa immagine è la forma e la spazialità dello spazio aperto, del sistema di infrastrutture pubbliche. Ultimo tema, e veramente concludo, abbiamo ipotizzato che questa griglia consentisse anche sul parco di Farini delle forme di depurazione naturale dei suoli attraverso principi di fitodepurazione, quindi consentisse in maniera molto snella e molto in tempi brevi di aprire il parco con una griglia di percorsi attraversabili, diciamo fruibili da parte dei cittadini, e una pezzatura di porzioni agricole prodotte proprio per depurare i suoli. Questo principio nel corso del tempo potrà produrre uno sviluppo del quartiere attraverso un percorso graduale che potrà cogliere tutte le intelligenze che negli anni futuri la città di Milano avrà intenzione di mettere a disposizione per il quartiere. Grazie.
Ti ringrazio, grazie anche per aver accelerato, perché no, lo so, su questo progetto qua penso che si potrebbe parlare per una giornata e anche di più, perché ci sono... Esatto, ogni volta è molto difficile calibrarlo rispetto... Soprattutto perché appunto ci sono dei grandi temi. Prima conto, uno dei più interessanti è quello dell'invariante come lo spazio aperto che tra virgolette si è pensato come una struttura verde, diciamo, struttura fruibile, è eccezionale e tra virgolette ogni tanto prima conto potrebbe essere bilancia d'architettura, ovvero sì, è architettura, anche il verde a mio avviso è sempre architettura, ottimo poi se viene utilizzato in altra maniera. Allora, io ti ringrazio, passo subito la palla all'altra collega del Politecnico di Milano, grazie mille Nicola, che è il professor Stefano Capolongo, che, di cui vediamo già, eccolo qua, allora buongiorno Stefano, buon pomeriggio anzi, allora che... È il direttore del Dipartimento ABC del Politecnico di Milano, ma è anche veramente uno specialista, adesso lo so che dirò sbagliato, ma in architettura sanitaria, spero che possa andare bene. Io ti ho sempre interpretato così, è per questo che ti ho chiesto di intervenire, perché se fino adesso abbiamo parlato di struttura verde, spazi, tra virgolette, riqualificazione della città fatta attraverso la natura, purtroppo... Con te giochiamo un'altra cosa, è sempre la natura, perché in fin dei conti, per esempio, il virus in questo momento è una cosa purtroppo naturale, qualunque cosa se ne dica, ma comunque insomma, è una cosa che i virus esistono da tanto tempo, forse addirittura prima di tutto il resto, però ci stanno dando fastidio. Il problema è effettivamente come giochiamo e come giochiamo alle strutture sanitarie. Per questo tu sei uno specialista, ti ringrazio di essere intervenuto, devi però aprire il microfono, mi sa tanto. No, no, il microfono l'ho aperto, sto solo cercando di capire come condividere le diapositive, ma si vede. In questo momento si vede benissimo, io penso che basta che tu faccia il bicchierino, in questo momento lo vedi, perlomeno io vedo... Tu vedete fai... le diapositive? Sì, sì, sì. C'è già la tua diapositiva. Ah, caspita. Non è tutto schermo, schiacci presentazione e vai. Ah, ok, metto, aspetta, sono a modalità. Sì. Un attimo, Visualizzo. Un attimo, che arrivo. Questa presentazione. Sotto, l'ultimo. No, sì, ecco, boh, si vede? Perfetto. Va bene, allora, intanto ti ringrazio molto per questo invito e diciamo aderisco molto bene, anche se ho ascoltato un po' gli interventi precedenti e non vorrei uscire dal seminato, come si dice, nel senso che... È voluto che tu vada fuori dal seminato. Vado proprio fuori dal seminato, no, è che ho visto tanti progetti bellissimi, tanta architettura, tanti temi di rigenerazione, forse avrei dovuto tarare la mia relazione, diciamo, un po' più su questi temi, invece... Io sostanzialmente vi porto un po' un'esperienza che abbiamo portato avanti come Dipartimento ABC, Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito, relative appunto a un decalogo, cioè il Dipartimento, diciamo, su spinta della situazione dell'emergenza sanitaria, ha attivato 14 osservatori su 14 tematiche, tra cui anche quella appunto delle architetture per la salute. E come diceva appunto Luca, io mi occupo di progettazione ospedaliera, di luoghi per la salute, o meglio ci occupiamo di tutto quello che è il rapporto tra l'ambiente costruito e la salute. E penso che il progettista abbia delle responsabilità molto forti nei confronti della tutela e della promozione della salute, perché di fatto l'uomo vive in ambienti confinati o comunque vive in spazi progettati appunto dai progettisti, che sia ambiente indoor che sia ambiente outdoor. Abbiamo visto dei progetti, per esempio Forestami sulla città di Milano, in cui indubbiamente è un'azione non solo di rigenerazione urbana, ma io penso che sia un'azione appunto di promozione della salute, cioè alla fine tutte queste azioni portano a un miglioramento della qualità della vita e a una tutela della salute. Quindi io, diciamo, tutte queste azioni, il verde urbano, la pedonalizzazione, piuttosto che sistemi di trasporto di mobilità attiva e passiva, insomma sono tutte azioni appunto che oggi sempre più devono avere come sfida appunto il tema
della promozione della salute. Anche perché noi sappiamo, per riagganciarmi un po' anche a quello che sono state le relazioni precedenti, sappiamo che oggi il 57% della popolazione mondiale vive nelle aree urbane e c'è una previsione del 2050 dell'ONU che oltre il 70% della popolazione mondiale vivrà nelle aree urbane. Quindi, diciamo, tutti questi studi, questi progetti appunto che sono stati fatti vedere, vanno proprio nella direzione di concentrarsi appunto sulla città, sullo spazio urbano come luogo appunto di promozione della salute. A me piace sempre ricordare che la speranza di vita nelle aree urbane è superiore rispetto alla speranza di vita nelle aree extraurbane. Questo perché nelle città si genera innanzitutto economia, nelle città c'è un livello di istruzione della popolazione più elevata e il terzo motivo per cui la speranza di vita nelle città è maggiore è che c'è una maggiore accessibilità ai servizi. E quindi ecco che entro poi a gamba tesa nel descrivere appunto anche gli ospedali che costituiscono gli ospedali e tutta la rete connessa agli ospedali che costituiscono un tassello oggi importante dei servizi della appunto per la salute della popolazione, anche perché mi piace ricordare che gli ospedali e tutta la rete adesso connessa si programmano in funzione appunto della cosiddetta densità abitativa, cioè del numero degli abitanti. E quindi, diciamo, le città diventano sempre più delle reti in cui emergono anche in relazione all'emergenza, come dicevi tu Luca, l'emergenza sanitaria Covid, che è una delle tante emergenze e dei tanti virus che in realtà sul pianeta Terra anche nelle aree urbane circolano costantemente, a cui la popolazione ha fatto comunque un meccanismo di difesa, e però appunto le città e le aree urbanizzate sono costantemente minacciate appunto dalla presenza di virus e batteri, a cui però si aggravano, e mi è piaciuto molto anche il progetto del relatore precedente che teneva in considerazione appunto questo parco urbano che andasse a captare appunto le sostanze inquinanti anche in relazione ai venti, perché poi, diciamo, oltre alla naturale evoluzione e diffusione di virus e batteri nell'area, nelle città in generale appunto nell'area, vanno ad innescarsi altri fattori di rischio ambientale, come per esempio il tema dell'inquinamento atmosferico, ma come per esempio anche il tema della conurbazione urbana, della diffusione della città che sempre più va a contaminare aree rurali, che poi è quello che sostanzialmente è successo anche con il Covid in Cina, dove questo virus arriva appunto dai mercati, quindi è un virus che ha origini di tipo da zootecniche, tale per cui la contaminazione appunto uomo-animale avviene anche quando, diciamo, non viene rispettato il giusto equilibrio appunto tra natura e ambiente costruito. Tornando al tema centrale invece, che è quello appunto dei luoghi per la salute, la riflessione che faccio in apertura è che intanto l'ospedale, da un punto di vista progettuale, è uno dei temi, è una sfida più così intrigante, interessante per un progettista, perché è un po' una città nella città di fatto l'ospedale, cioè dentro l'ospedale noi solitamente abbiamo tante attività che solitamente il progettista è abituato ad affrontare in modo singolo, cioè c'è il tema della residenza che corrisponde alla degenza, c'è il tema del commercio, c'è il tema del terziario, c'è il tema dell'industria con i blocchi operatori e le terapie intensive per esempio. Ecco, solitamente noi abbiamo l'abitudine come progettista di sviluppare uno di questi temi, invece l'ospedale è una sfida ancora più, diciamo, ambiziosa, importante, se vogliamo anche difficile, perché si tratta di mettere insieme, diciamo,
tutte queste attività che hanno requisiti prestazionali molto diversi tra di loro all'interno però di un unico organismo edilizio. Succede però, lo vedete da questa diapositiva, che dalle fonti INAIL un ospedale su tre ha più di 70 anni, quindi il nostro patrimonio edilizio ospedaliero, un patrimonio edilizio ospedaliero obsoleto, in cui la linea gialla rappresenta gli ospedali storici, come per esempio l'ospedale Cagranda Filarettiana, che ha avuto un ciclo di vita di circa 500 anni, la linea blu rappresenta gli ospedali a padiglioni, che hanno avuto un ciclo di vita, quindi hanno potuto funzionare, hanno funzionato per circa un secolo, e la linea gialla invece sono gli ospedali più recenti, in cui appunto vediamo che il rapporto tra tempi di utilizzazione e obsolescenza, questa curva tende sempre più ad inclinarsi in una linea retta. Quindi questo vuol dire che occorre riavviare appunto delle riflessioni sul progetto ospedaliero indipendentemente dal Covid, e io penso che il Covid sia sulla città ma anche sull'ospedale non abbia fatto altro che accelerare alcuni processi. Cioè, per esempio, sulla città il problema Covid, il tema la pandemia Covid, non ha fatto altro che accelerare delle istanze di carattere sociale, delle istanze relative alla digitalizzazione, delle istanze di carattere ambientale. Cioè le città adesso si sono adattate rapidamente a fare le piste ciclabili, ad allargare le aree pedonali, ad implementare le superfici verdi, ad utilizzare le superfici verdi anche come spazi polmoni per gestire l'emergenza. Se prendiamo l'esempio newyorkese di Central Park, sono state collocate per esempio delle tende per le cosiddette terapie subintensive, o per quanto riguarda gli ospedali post-Covid, perché non dimentichiamo che questa patologia pone delle riflessioni non solo sul ripensare l'ospedale, ma sul ripensare la rete, e soprattutto pensare. Oggi la grossa sfida non è costruire nuove terapie intensive, ma la grossa sfida è capire anche tutti questi malati dopo, che purtroppo hanno delle conseguenze da un punto di vista riabilitativo piuttosto pesanti, ma di ripensare anche dei luoghi dedicati alla, sostanzialmente alla riabilitazione. Che cosa ha fatto questa pandemia sul tema appunto dell'ospedale? Ha accelerato, diciamo, dei processi che già erano in atto, perché voglio ricordare che dentro le strutture ospedaliere il tema delle infezioni ospedaliere è un tema che è sempre esistito e da cui ci si è sempre tentato di difendersi attraverso proprio anche l'architettura dell'ospedale, quindi i layout, i materiali, gli impianti. Ecco, quindi questo tema delle infezioni, ripeto, oggi è stressato, è particolarmente significativo, perché sappiamo che i contatti maggiori inizialmente sono avvenuti proprio all'interno delle strutture sociosanitarie, quindi le RSA e gli ospedali. Poi gli ospedali hanno iniziato a proteggersi con i dispositivi, con gli accorgimenti anche strutturali, per cui oggi poi, diciamo, il contagio avviene invece in altri ambienti, dove oggi sappiamo che la maggior parte dei contagi del Covid avviene all'interno proprio degli ambienti domestici. Anche qui potrebbe valer la pena fare una riflessione sul tema su cui noi abbiamo sempre lavorato, sul ricambi d'aria, layout, materiali. Cioè, vedete che i temi poi si vanno, ripeto, un po' ad intrecciare. Sul tema che l'ospedale deve essere flessibile e resiliente lo sappiamo da tanti anni. Noi, diciamo, sono anni che continuiamo a dire che l'ospedale deve essere flessibile e resiliente. Perché? Perché l'ospedale, ma l'architettura in generale, non fa altro che tradurre una serie di istanze sociali che si traducono poi in cambiamento sociale. Se noi l'architetto non recepisse questi cambiamenti sociali, noi costruiremmo ancora le case come un secolo fa, e quindi noi costruiremmo gli ospedali come un secolo fa. Invece l'architettura si adatta, diciamo, al cambiamento sociale. Quindi la prima cosa che mi hanno insegnato è di essere dei forti ed attenti osservatori, appunto, e saper recepire
i segni del cambiamento sociale, sotto il profilo economico, sotto il profilo ambientale, sotto il profilo epidemiologico, soprattutto per gli ospedali. E quindi devono essere capaci di adattarsi nel tempo, in questo caso alle grandi epidemie, ma non solo, anche perché la grossa sfida oggi sull'ospedale non è solo la flessibilità, ma la resilienza, cioè quando l'ospedale viene sotto pressione ad eventi come questa pandemia, ma pensiamo anche alle grandi calamità naturali, pensiamo alle grandi emergenze, l'ospedale deve essere in grado di portare avanti, diciamo, tutta la sua attività di routine legata alle patologie cronico-degenerative, alle emergenze e alle urgenze, in più di saper gestire appunto questi grandi eventi, in questo caso questa grande epidemia. Ma gli ospedali però dovrebbero già essere preparati alle epidemie, alle grandi emergenze. Per esempio, prima del Covid, gli ospedali nei mesi invernali erano sotto pressione per il virus dell'influenza, a cui c'è per fortuna oggi una risposta con il vaccino, ma gli ospedali sono sempre stati sotto pressione anche da questo punto di vista. E mi piace sempre ricordare, visto che hanno parlato prima di me colleghi che si occupano di progetto, che progettare significa saper gettare in avanti, cioè avere una capacità previsiva. Quindi noi dobbiamo accogliere le istanze appunto sociali che dicevo prima, ma saperle tradurre nel far sì che il progetto, in questo caso il progetto ospedaliero, che sono progetti, diciamo, importanti per la socialità e la collettività, abbiano la capacità di dare delle risposte non nell'immediatezza solo oggi, ma una capacità di tipo previsiva, e quindi che possano funzionare e dare delle risposte almeno per tutto il loro ciclo di vita. E mediamente il ciclo di vita di un ospedale è considerato di 50 anni. Trascorso questo ciclo di vita, per me il massimo della flessibilità è che l'ospedale venga smontato e quindi non rifunzionalizzato, ma smontato. Un esempio interessante è il Martini Hospital di Gröninger in Olanda, in cui, trascorso il ciclo di vita, l'ospedale viene smontato, restituita l'area, e viene su quell'area introdotta una nuova attività, una nuova funzione. Per seguire invece il decalogo che abbiamo strutturato come dipartimento relativo appunto agli ospedali, sono stati definiti 10 punti appunto di come deve cambiare la progettazione ospedaliera, a partire come primo tema dalla localizzazione strategica degli ospedali. Questo è un prerequisito, la localizzazione di un ospedale. Cioè, noi diciamo sempre che se sbagli la localizzazione sbagli completamente il progetto. Quindi non è un prerequisito solo di accessibilità, ma è un prerequisito la localizzazione, in questo caso specifico, per esempio, di messa a sistema con una rete sempre più capillare in termini assistenziali. Cioè, noi purtroppo abbiamo messo in questi ultimi anni un po' al centro della rete assistenziale l'ospedale, lasciando in maniera un po' trascurata invece tutto quella che è la parte territoriale. Lo è anche strategica la localizzazione. In questo caso vedete questo grafico che fa vedere come gli ospedali posti ai bordi della città forse possono diventare anche degli elementi di barriera per far sì che eventuali epidemie non vadano ad infiltrarsi all'interno del centro delle città, dove c'è una densità abitativa indubbiamente maggiore. Ad esempio, questo studio che qua non ho riportato, ma uno studio condotto nel mese di marzo sulla prima ondata, Milano è stata una città che Milano città sul tema Covid si è abbastanza difesa, proprio per il fatto che gli ospedali sono per la maggior parte collocati nell'area, diciamo, più esterna rispetto al centro della città. E sapendo che gli ospedali hanno una funzione ovviamente territoriale di bacini di utenza allargati, forse ha costituito una barriera per evitare appunto che il centro città venisse fortemente contaminato, creando
dei disastri, degli tsunami, come si usa dire, all'interno delle città. Sulla seconda andata un pochettino la situazione è cambiata perché c'è stato il movimento, il flusso delle persone, ma del resto la geografia del virus è completamente cambiata in tutta Italia, quindi anche nelle zone dove nella prima ondata erano state quasi intoccate, perché diciamo c'è stata una movimentazione delle persone e quindi il virus poi ha circolato liberamente in tutte le parti appunto del territorio, comprese l'interno delle città. La localizzazione è importante anche in termini proprio dimensionali e spaziali, cioè prevedere la realizzazione di un ospedale non solo in termini di accessibilità infrastrutturale, non solo accessibilità di tipo digitale, informatica, ma anche in aree che siano in grado, per esempio l'esperienza Covid, di poter aggiungere eventuali moduli per l'emergenza, come il caso dell'Istituto Clinico Humanitas, che in adiacenza all'ospedale esistente abbia potuto implementare le attività con dei container o con strutture prefabbricate, purché connesse all'ospedale, perché le terapie intensive comunque devono essere connesse alla struttura ospedale. Diverso è la strategia invece in cui l'ospedale, per citare alcune esperienze, per esempio l'ospedale Fiera di Milano, in quel caso si tratta di terapie subintensive e quindi che hanno un trattamento del paziente diverso, e quindi in quel caso funzionano, ripeto, perché è uno stato, diciamo, di criticità dello stato di salute del paziente meno grave rispetto alle terapie intensive che, ripeto, a mio avviso devono stare dentro o limitrofe all'ospedale. La flessibilità, dicevo prima, è un requisito importantissimo, indipendentemente dalla, diciamo, dall'epidemia Covid, proprio perché cambia l'ospedale. Pensate che è stimato che l'80% delle diagnosi, delle terapie e dei sistemi di prevenzione nell'ambito della medicina nei prossimi 10 anni sono destinati a cambiare. Tant'è vero, se qualcuno mi dovesse chiedere ma come sarà l'ospedale del futuro, io me lo immagino come un grande centro commerciale, quindi una grande scatola monovolume all'interno del quale continuano a cambiare i suoi contenuti con una certa rapidità, quindi con dei moduli che si spostano, che si intercambiano, proprio perché è un sistema sempre con grande dinamicità. Un esempio per rispondere invece all'emergenza sanitaria Covid sull'ospedale, che ci piace sempre citare, è quello dell'ospedale resiliente in Israele, ad Haifa, in cui i parcheggi, che solitamente nella progettazione ospedaliera vengono posti al di fuori dell'ospedale per questioni logistiche, ma soprattutto per questioni del fatto che i parcheggi sono cosiddette opere calde che vanno date in gestione a società esterne, quindi sono opere che rendono da un punto di vista economico la gestione dell'ospedale. In questo caso invece il parcheggio è sotto all'edificio, e pensate che in questi paesi, ancor prima ovviamente dell'emergenza e per altre situazioni emergenziali, il parcheggio nell'arco di 72 ore si trasforma in un ospedale per l'emergenza. Quindi è un parcheggio dove si svuota dalle macchine, sono predisposti i gas medicali, i gas per l'ossigeno, i servizi igienici, materiali con alti livelli di igiene, la possibilità dell'acqua, piccoli gruppi operatori, il controllo da un punto di vista elettrico, proprio per gestire le emergenze. E ovviamente quando si parla di flessibilità non si può dimenticare anche i sistemi, poi da un punto di vista tecnologici nell'ambito dell'architettura, dove indubbiamente l'assemblaggio a secco consente non solo realizzabilità più rapide, ma anche espandibilità sicuramente molto più semplici. Negli ospedali la flessibilità spesso viene garantita, come in questo caso sul Martini Hospital, dal fatto di creare degli spazi polmone, degli spazi cuscinetti durante la progettazione dell'ospedale, in modo tale da poter riconfigurare questi spazi. In questo caso è una palestra presente dentro l'ospedale del mare, tra l'ospedale del mare e il centro di ricerca sulle biotecnologie, in cui
in caso in questa situazione di emergenza è stata riconfigurata appunto in terapia intensiva. Premetto che l'accanimento progettuale di voler riorganizzare e recuperare un ospedale esistente e realizzare un nuovo ospedale, senza ombra di dubbio è meglio realizzare un nuovo ospedale, anche perché il costo di costruzione di un ospedale nuovo coincide esattamente ai costi di gestione di un anno di un ospedale. E un altro esempio di pronto? Chiedo decisamente di comprimere i tempi. Sì, vado velocissimo. Allora, Spazio Polmone è l'esempio bergamasco in cui un ospedale recente ha lasciato un'area dell'ospedale a rustico, che poi è stata in questa fase emergenziale utilizzata a terapia intensiva. Vado veloce, altro tassello è l'assetto tipologico. Questo ospedale è molto simmetrico, facilmente separabile, quindi si può da una parte portare avanti le attività sanitarie tradizionali, l'altra parte dedicarla completamente al Covid, cosa che invece nella situazione emergenziale molti ospedali si sono riconvertiti totalmente al tema del Covid. Vado avanti. La creazione di cluster con unità funzionali specifiche, quindi diciamo per esempio i pronto soccorsi attrezzati con pre-triage, ingressi differenziati, ripensare i percorsi, inserire le aree polmone, e quindi da qua nascono tutta una serie di modelli diciamo tipologici per appunto differenziare quello che sono i percorsi infettivi rispetto ai percorsi tradizionali dell'ospedale. Molto importante il tema della centralità della persona, la presenza di aree verdi. Noi lavoriamo anche sul tema degli healing garden, cioè del verde, dei paesaggi terapeutico. Nell'ospedale questo è un tema importantissimo. Noi abbiamo condotto una ricerca sul personale sanitario che era fortemente sotto stress. Il fatto di poter godere di 20 minuti in uno spazio verde ha ridotto di molto lo stato di ansia e di stress da parte dei medici, ma ricordo che il verde, ci sono degli studi di evidence-based design di Ulrich, dimostrano indipendentemente dal Covid che i malati, i degenti che hanno una camera con una vista sul verde accelerano il processo di recupero rispetto ad altre situazioni. C'è tutto un tema di qualità dell'aria importante, su cui anche molte società scientifiche, l'Istituto Superiore di Sanità ha emanato delle linee guida proprio per evitare la diffusione dei virus attraverso l'impiantistica, la possibilità di utilizzo di materiali innovativi sia da un punto di vista della riduzione della carica batterica che da un punto di vista della carica virale, quindi lavorare su materiali da costruzione. E senza dubbio questa epidemia ha portato, come dicevo prima, un'accelerazione della digitalizzazione anche nell'ambito della sanità. L'ultimo tema è quella della prevenzione e promozione della salute, che dicevo prima. Molte regioni si sono attivate con le case per la salute prima appunto dell'emergenza Covid. Oggi molte regioni invece stanno pensando appunto all'attivazione di centri sociosanitari territoriali e centri appunto per la riabilitazione. Vi lascio con una, diciamo, con una sfida su cui stiamo lavorando. Noi abbiamo lavorato su Fast Care, che è andato in triennale nella recente mostra della biennale, della triennale, su Fast Care, cioè questi moduli dei treni che erano degli ambulatori viaggianti sui treni di alta velocità. Oggi lavoriamo sul fatto che possano essere dei fast care intensive, cioè dei moduli di terapia intensiva che possano viaggiare su tutto il territorio nazionale con una rete ferroviaria appunto consolidata, in modo tale da raggiungere tutte le parti del nostro territorio. Vi ringrazio per l'attenzione. No, ti ringrazio, mi spiace di averti fatto correre, ma abbiamo i tempi contingentati, perché allora, penso che avete capito tutti che sono argomenti che richiederebbero un mese, sei mesi. Ma tu prima hai detto che eravate in anticipo, allora io me la sono presa là. No, hai fatto bene, poi questo argomento qua è veramente, non so come dire, cogente, però tutto sommato sei stato bravissimo, perché sei riuscito a dare l'idea
di quanto sono correlati. Sempre quello, parlando di architettura si parla di tante cose messe insieme, che in pratica si parla della vita, quindi in pratica qualunque cosa è collegata a un'altra, cioè una spinta, un tempo, una resilienza, tutti questi termini che in fin dei conti non sono vuoti, perché alla fine è questo che vorrei dire, perché ultimamente ho visto che anche nella pubblicità ci sono le signore resilienti che vengono fuori così come se fosse un... ma effettivamente queste parole hanno un senso e vogliono dire qualcosa, quindi ti ringrazio molto, perché è molto molto interessante. Tra l'altro voglio dire, tutti i professori, perché qua abbiamo più professori che professionisti che abbiamo invitato, sono tutti quanti, tra virgolette, reperibili facilmente in internet, se avete voglia di scoprire di più o mettervi in contatto o altre cose. Quindi ti ringrazio moltissimo, Stefano, e passo adesso virtualmente allo UAV di Venezia, dove ci attende Francesco Castaldi, grazie. E lui ci parla di un tema che è bellissimo, cioè nel senso, per il mio conto, proprio la rappresentazione dell'Italia al 100%, l'Italia del Nord se non altro, perché è qualcosa che è ancora più compiuta in Veneto, dove lui studia di più, mi viene da dire, ma comunque sia, è un tema interessantissimo, perché, e soprattutto perché rigenerare una cosa così non è uno scherzo, forse ancora una tra le cose più difficili di quelle di cui potremmo parlare oggi. Allora, prima di tutto lo ringrazio, io gli cedo la parola, grazie. Adesso cosa devo fare? Io tu puoi parlare per i tuoi 20 minuti, poi 20 che minuti, vediamo, 20, non ti preoccupare. 20 minuti. Io avevo fatto una presentazione, ma ho deciso di non usarla, e non è uno scherzo. E non è perché non avevo tempo, ma vista la condizione che viviamo, visto il periodo che viviamo, e mi piace anche potermi ricollegare all'intervento precedente che ho solo in parte sentito, vorrei riconiugare il tema che mi ero proposto da affrontare rispetto ad alcune situazioni anche di tipo contingente. Allora, la primo aspetto che vorrei dire è che stiamo vivendo una seconda grande crisi di tipo diverso dopo la grande crisi del 2007-2008. La grande crisi del 2007-2008 era una crisi di tipo diversa, che aveva origine dal punto di vista economico-finanziario, ma che è stata una crisi non solo dal punto di vista economico-finanziario, dei posti di lavoro e di tutte le dinamiche che sappiamo, ma una crisi che ha cambiato i nostri territori, che ha profondamente cambiato i nostri territori. Cioè la crisi si è anche depositata fisicamente, diciamo, sugli ambienti in cui viviamo, sui territori che frequentiamo, e da qui l'idea di riconcettualizzare, di analizzare la città diffusa, perché probabilmente la città diffusa di oggi non è più la città diffusa di 15-20 anni fa, ma è una città diffusa con connotati diversi, anche per gli effetti territoriali di queste crisi che abbiamo vissuto. L'aspetto più evidente è la crisi dei capannoni, soprattutto delle grandi strutture, della piccola e media impresa dismesse, ma è un insieme di crisi che hanno depositato effetti sul commercio, anche sul commercio minuto, per esempio chiusure di strutture di vendita, concessionari di auto, per esempio mobilifici, anche strutture di tipo minore, non solo nei centri delle città, ma appunto nelle strade mercato, in questa città diffusa che molto spesso viviamo, percorriamo, determinando abbandoni, determinando chiusure, determinando parziali utilizzi. La crisi ha avuto un deposito fisico proprio sul territorio, ridefinendo il territorio, ridefinendo anche questi luoghi, ridefinendo gli edifici, e generando una nuova domanda di governo del territorio e anche una nuova domanda di strumenti urbanistici, probabilmente, che è una domanda di governo del territorio totalmente diversa rispetto a quella, secondo me, pre-2007-2008.
E forse da questo punto di vista siamo un po' anche impreparati, un po' in ritardo, e soprattutto ci siamo trovati a doverci confrontare con piani urbanistici che molto spesso erano stati varati in epoca pre-crisi. Cioè, con degli strumenti urbanistici, con dei piani che erano pensati per una città di un territorio che oggi non c'è più. Ma la crisi è stata anche una crisi, ovviamente, del mercato immobiliare, questa è la cosa più tipica, ma anche una crisi di finanza e di risorse pubbliche. Per i deficit di bilancio, per i problemi di minori trasferimenti statali e varie cose che hanno determinato anche una minore azione degli enti locali. E io non so, ma forse le nostre città sono state o sono più brutte, perché minori risorse pubbliche ha voluto dire minori manutenzioni urbane, minore cura degli ambienti in cui viviamo, asfalti abbandonati, marciapiedi più trascurati, verde incolto, è quasi anche in questo caso una rappresentazione fisica della crisi che si somma a quegli abbandoni di cui dicevamo prima, cioè c'è una crisi che ha riguardato la parte privata del nostro territorio, ma è una crisi che ha riguardato anche la parte pubblica e anche dello spazio pubblico. Cioè le nostre città sono a parte più trascurate, meno riqualificate, più abbandonate. Si è percepito un minor ruolo delle politiche pubbliche nel determinare trasformazioni, quindi una sensazione di staticità, ma anche una situazione di abbandono, di trascuratezza, di a volte in certi territori, anche seppur limitati, ma delle nostre periferie urbane sembra di essere un po' dopo una guerra, sembra di essere un po' dopo un periodo difficile che è avvenuto, perché appunto questi abbandoni, queste trascuratezze anche delle parti pubbliche, di strade, giardini, di asfalti, di marciapiedi, di parchi pubblici, incidono poi sulla quotidianità delle nostre vite, sulle nostre relazioni di tutti i giorni, sui luoghi che abitiamo e che percorriamo. E quindi è una città diversa, un territorio diverso che richiede domande di tipo diverso e strumenti adatti per governare queste trasformazioni. Ecco, ma la cosa non è finita qui, cioè allora questo fenomeno della crisi economica, secondo me, di cui ci siamo resi conto probabilmente in ritardo, che speravamo che prima o poi finisse e che tutti i governi di centrodestra e centrosinistra, Renzi, Berlusconi, Tremonti, dicevano sempre la crisi è finita, ma l'Italia partiva già da dati economici piuttosto negativi che si sono poi accentuati nel corso del tempo. E questa crisi non solo non è finita, ma ha continuato a sedimentarsi, ce ne siamo resi conto forse un po' dopo, abbiamo aspettato che quel mondo di prima ritornasse, ci siamo illusi che con il tempo ritornasse il mondo di prima, ma a poco dobbiamo renderci conto e riconcettualizzare il fatto che quel mondo di prima non verrà più, che dobbiamo aggiornare i nostri schemi mentali, dobbiamo metterci degli altri occhiali per vedere un'altra realtà e per scoprire che questa realtà è diversa da quella precedente e quindi che anche l'urbanistica, gli strumenti di governo del territorio dovrebbero essere diversi e che devono essere riconcettualizzati, che le fasi espansive, molti progetti, anche molti progetti di trasformazione urbana sono stati in attesa, sono stati rimandati per un anno, per due anni, per tre anni, poi sono spariti. Molti grandi progetti sono bloccati, molti grandi progetti hanno visto il fallimento di operatori e così via, tutte le cose che sappiamo. Ma è arrivata una seconda crisi, che è quello che diceva anche prima il collega, cioè dopo la prima crisi del 2007-2008, un altro grande shock sistemico, io dico uno shock sistemico perché sono degli episodi, la crisi 2007-2008, ma anche la crisi che stiamo vivendo da marzo a oggi,
io credo non ci lasceranno come prima, sostanzialmente. Cioè, anche con la crisi economica ci siamo illusi che ritornasse quel mondo di prima, ma a poco poi abbiamo dovuto arrenderci. Anche la crisi Covid, che è anche questa, da certi punti di vista, una crisi economica. Vedete i dati sul PIL negativi che ci sono, i valori sull'occupazione, tutti questi indicatori economici. Ma è un'altra crisi sistemica, che anche questa lascerà forse degli abbandoni, lascerà, diciamo, degli spazi dei nostri territori diversi, diversi per uso, diversi, ma anche di nuove aziende che probabilmente chiuderanno, che si rilocalizzeranno, di spazi del commercio che si ridefiniranno e così via. Quindi dobbiamo prepararci ad una seconda nuova ridefinizione nel giro di 12-13 anni, ma anche una crisi che anche questa, secondo me, ci deve far riflettere sui processi di governo del territorio. E qui arriverò a sostenere delle tesi anche un po' provocatorie, anche un po' non tanto diffuse, e anche nella mia università, UAV di Venezia, non tanto accettate da certi punti di vista. Queste crisi ci devono interrogare sulla, sostanzialmente, secondo me, sulla capacità di prevedere il futuro. Allora, abbiamo visto che abbiamo avuto due grandi scombussolamenti, due grandi crisi sistemiche che hanno messo in, che hanno mandato in tilt anche tutto un sistema di certezze che avevamo. Io vedo anche gli studenti che sono molto incerti, molto preoccupati, anche molto instabili, perché sono molto preoccupati del futuro, cioè sono molto non c'è un quadro stabile di futuro. Non sappiamo cosa succederà fra 15 giorni, fra 30 giorni, fra alcuni mesi. Anche qui ci eravamo illusi quest'estate che tutto fosse passato, invece non era passato proprio un bel niente. E quindi abbiamo grandi interrogativi su quello che sarà la nostra vita, i nostri stili di vita, di consumo, cosa faremo, dove vivremo, come lavoreremo. Sono degli interrogativi molto pregnanti che condizionano la nostra vita, e di qua questi interrogativi sul futuro. Ma se noi ci pensiamo bene, l'urbanistica è prevalentemente basata sul fare delle previsioni. Ora, cosa possiamo fare di previsioni oggi in un sistema di futuro così incerto? Punto di domanda. Cioè, queste crisi, secondo me, mandano un po' in tilt anche alcuni presupposti dell'urbanistica stessa. Cioè, l'urbanistica sostanzialmente vuole basarsi, anche se in maniera meno ingerente rispetto al passato, sul prevedere il futuro. Lo sappiamo tutti, addirittura prevedere la trasformazione fisica della città nel futuro. Vuole prevedere gli abitanti, vuole prevedere, non so, le dinamiche socio-economiche, vuole prevedere anche degli assetti fisico-spaziali del territorio. Ma in questo quadro di queste crisi non è un'ambizione un po' troppo presuntuosa questa? Cioè, non sappiamo niente di quello che ci sarà nel futuro, abbiamo delle crisi sempre più ricorrenti, e potremmo fare anche altri esempi. Queste crisi devono portarci a ragionare su quale forma di politiche pubbliche adottiamo e su quali forme anche di previsioni del territorio possiamo adottare. In una situazione dove i cambiamenti sono molto rapidi, sono molto repentini, mandano in tilt molte certezze. Si può bloccare il futuro, si può vincolare il futuro per 10 anni, possiamo fare delle previsioni su quello che succederà in una città e in un territorio fra 10 anni. A me sembra un'operazione scarsamente razionale fare questo, cioè
nessuna persona di buon senso potrebbe dire che fare delle previsioni oggi sul futuro a 10 anni potrebbe essere un'operazione dotata di una qualche forma di razionalità. Eppure, se ci pensiamo bene, gli urbanisti tentano sempre di fare questo. Allora, c'è qualcosa che veramente non va, o meglio, queste crisi ci devono insegnare anche delle cose, ci devono forse insegnare, come hanno detto alcuni, a ragionare in maniera più elastica sui nostri spazi, sui nostri territori. È vero quello che diceva prima il collega, il Covid, ma come le crisi, hanno a volte accentuato, a volte amplificato o a volte anticipato dei fenomeni che sarebbero comunque probabilmente avvenuti. Lo vediamo noi all'università con tutte le questioni della didattica a distanza, dove c'erano già gli strumenti, c'erano già i mezzi che ci offriva la tecnologia per poter fare determinate cose, ma noi non li usavamo, eravamo forse un po' indietro, eravamo forse un po' inerziali, e questo shock ci ha permesso di utilizzare in maniera quasi, ormai quasi ordinaria, delle potenzialità che già esistevano. Quindi si è accentuato, si è anticipato magari una tendenza a cui saremmo arrivati fra qualche anno. E così credo che questo è avvenuto, questo fenomeno di accentuazione, di amplificazione, di anticipazione di alcune tendenze è avvenuto da molti punti di vista nelle nostre vite. E sono avvenuti dei fenomeni molto molto interessanti anche qui, che vanno osservati con un occhio abbastanza minuto. Qualcuno ha parlato di rivincita delle periferie, perché le persone stanno più nei loro quartieri e vanno meno verso il centro, si spostano meno. Qualcuno ha parlato addirittura di una rigenerazione urbana naturale che sta avvenendo, perché le persone spendono di più, vivono di più i quartieri. Io stesso ho osservato dei vicini di casa che non sapevo quasi nemmeno di avere nel mio quartiere da un po' di mesi a questa parte, ma non solo questo, ma è cambiata tantissimo tutto il discorso anche del modello Milano, per esempio, del modello Milano molto accentuato sulle centralità urbane, su questi grandi contenitori, lo smart working. Sarà la crisi un po' delle archistar, forse con meno di questi grandi contenitori. Il sindaco Sala quest'estate era preoccupato per questo modello Milano molto basato sul centro, sulle persone. Ma tutte le grandi aziende, da Apple a tutte le grandi brand anche internazionali, hanno detto che 1 o 2 giorni i lavoratori rimarranno ancora a casa. Vodafone ha fatto un accordo. Quindi cambieranno sicuramente delle cose, non ritornerà tutto come prima, cambierà la mobilità casa-lavoro, cambieranno gli spazi della pausa pranzo, cambieranno anche le gravitazioni, cioè ci sposteremo probabilmente meno. Io sarei dovuto venire a Verona, ma invece appena finito una lezione e mi sono potuto collegare con voi. In una situazione normale avrei dovuto scegliere se fare una o l'altra delle cose. Quindi queste potenzialità vanno osservate, ci vanno in maniera molto attenta. È cambiato l'uso dell'abitazione. Le persone, non so se andremo a vivere tutti nei borghi, perché io questa cosa dei borghi, io non ne conosco uno, persona, non so se non li conosco io, ma uno che sia andato a vivere in un borgo in questi 6 mesi, io non l'ho ancora conosciuto. Adesso non voglio fare polemiche, però sicuramente cambiano degli stili di vita, degli stili di consumo, cambiano appunto le gravitazioni. Abbiamo riscoperto lo stare in casa, diciamo, abbiamo scoperto le nostre case da certi punti di vista e abbiamo scoperto che magari vorremmo un terrazzo in più, vorremmo un balcone in più, vorremmo un giardino per chi ha dei figli e così via, vorremmo una stanza in più, perché i corridoi, abbiamo riscoperto i corridoi, che erano degli spazi residuali dove adesso depositiamo, abbiamo messo un computer per qualche membro della famiglia
e così via, ma vorremmo una stanza in più, vorremmo un appartamento vicino al nostro da comprare. Questo è emerso in alcune tendenze del mercato immobiliare. Cioè, anche qui si è accentuato un aspetto, cioè le nostre case, noi abbiamo tante case, ma le nostre case, tanto patrimonio abitativo, ma le nostre case forse sono troppo rigide. Abbiamo tante case, ma sono troppo rigide, sono poco elastiche. Abbiamo la vecchietta di 90 anni che vive in 200 metri quadrati, la famiglia che vive in 45, che avrebbe bisogno di una stanza in più, ma quindi una necessità di riequilibrare un patrimonio edilizio già esistente, anche qui con delle forme di elasticità. Quindi chiudo dicendo, questa seconda grande crisi dobbiamo osservarla con degli occhiali diversi, dobbiamo osservarla molto attentamente e dobbiamo capire che il governo del territorio dovrà essere fatto in maniera diversa rispetto a queste situazioni di cambiamenti e tendenzialmente in una forma che secondo me dovrà essere più elastica per adattarsi alle crisi ricorrenti e a questi cambiamenti repentini. So che questa è una posizione molto eretica anche nell'ambito della mia università, ma io ne sono abbastanza convinto. Grazie. Grazie, eventualmente ci sentiamo dopo. Sì, no, assolutamente condivido, direi, quasi tutto quello che hai detto, anzi tolgo anche il quasi. Effettivamente è il momento in cui bisogna essere elastici. Prima cosa bisogna continuare a fare pianificazione, soprattutto bisogna cambiare assolutamente tutti i paradigmi, quello è poco ma è sicuro. Ne parliamo dopo, adesso andiamo subito con, mancano due presentazioni, quindi per quello che dobbiamo essere concisi, saltiamo e andiamo con Federico Camerin, che in questo momento lui ci sta, è dalla Spagna, quindi è un'altra cosa, tra virgolette, appunto, che... Sembra sempre stupido dire grazie al Covid, ma tra virgolette, grazie a queste possibilità di connessione, effettivamente le distanze non esistono più. Queste forse sono le cose che dovremmo salvare. Allora, Federico, neodottore di ricerca, anche lui urbanista, è da anni, perché veramente da anni, che sta lavorando sul tema delle aree militari dismesse, che adesso non so quanti di voi vivono vicino a queste aree, ma io sono friulano, ce ne sono tantissime e sono veramente altro che le aree dismesse di cui parlavamo prima, che sono forse più visibili perché sono collegate a un certo tipo di produzione che manca o che è cambiata, vi dicendo. Queste sono veramente dei buchi neri da cui non vediamo risposta. Lascio subito la parola a Federico, anche ti tengo veramente 20 minuti, so che tu sei bravo e contingentato, vai. Sì, anche dai 15 facciamo breve per restare ai tempi. Mi metto anche il cronometro qui di fianco. Ok, quindi buon pomeriggio, anzi buonasera, perché ormai ci stiamo avvicinando all'inverno e le ore si fanno e le giornate si fanno sempre più brevi. In questo breve intervento vi parlerò della rigenerazione delle aree militari dismesse, che qui io chiamo complessa, e vi spiegherò il perché con questa presentazione. A partire da una piccola introduzione vi parlerò delle difficoltà che riguardano la gestione dei procedimenti di dismissione e rigenerazione del patrimonio immobiliare non più utile alle finalità istituzionali del Ministero della Difesa in Italia. Quindi vi parlerò anche della normativa su cui si basano tutti questi procedimenti e un rapporto molto spesso in chiaroscuro tra l'Agenzia del Demanio, che è l'ente economico pubblico fondato nel 1999 a partire dall'evoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze verso la creazione di nuove 4 agenzie e il Ministero della Difesa, che è il proprietario di tali aree. Poi vado più nel dettaglio parlando di due esperienze. Non sapevo se parlarvi in generale delle città o puntare dritto su due esperienze concrete. Ho deciso per questa seconda opzione. Da qui poi riveleremo i legami problematici tra la normativa, le politiche urbane e le dinamiche di mercato. Niente, io sono Federico Camerin, sono stato coinvolto in un dottorato europeo che si chiama Urban Geist. Per i nostri
per il nostro pubblico, una volta avute le slide, potete anche andare a vedere e domandarmi tutto quello che volete, sarà a vostra disposizione. Quindi adesso ci addentriamo in questo tema, che fa parte ormai del dibattito pubblico amministrativo italiano da decenni, ma è prevalentemente tematizzato secondo questioni di natura contabile e come possibile mezzo per la riduzione del debito pubblico. E vengono spostati dunque in secondo piano altri aspetti legati alla pianificazione, alla gestione urbana, ai processi di valorizzazione culturale e la promozione del territorio. Per capire queste difficoltà, quindi, ormai da una decina d'anni mi sto studiando, sto analizzando, affrontando anche sul campo tale vicissitudini. Le principali città italiane, ma direi anche tutto il territorio, sono attraversati da fenomeni di dismissione del patrimonio militare complessivamente rilevanti, di cui spesso le amministrazioni locali, soprattutto quelle di più piccola dimensione, non sono in grado di valutare l'entità e gli effetti sul tessuto urbano. In Italia molto spesso tale patrimonio non risponde più alle esigenze del Ministero della Difesa, soprattutto a partire dai cambiamenti geopolitici, dalla caduta del muro di Berlino e dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica, rispettivamente nell'89 e nel 91. Oltretutto, il patrimonio delle forze armate risulta essere molto spesso datato rispetto ad un sistema difensivo moderno e richiederebbe delle ingenti risorse per l'adeguamento e alle nuove tecnologie, alle normative e agli standard, anche in occasione della firma dei protocolli di difesa o di guerra internazionali. E molto spesso, almeno per quanto riguarda l'Italia, tale patrimonio è localizzato in aree che nel corso del tempo sono divenute marginali nel mutato quadro logistico e strategico internazionale. Poi comunque negli anni 90 pensiamo alla guerra che è avvenuta nei Balcani e alla gran concentrazione di militari, della presenza militare degli Stati Uniti nella parte a nord-est del paese. E oltretutto molti sono i problemi riguardanti tali aree, come la presenza di amianto e suoli contaminati nelle aree militari, i costi di bonifica quindi condizionano in maniera determinante la buona riuscita di un'operazione. E in taluni casi l'errata valutazione, quindi la sottostima di tali cifre, può portare a delle difficoltà tecniche di esecuzione che comporterebbero a sua volta delle dilatazioni dei tempi di realizzazione dei progetti e l'abbandono. E per evitare che gli interventi di rifunzionalizzazione diventino troppo costosi, occorrerebbero delle decisioni veloci circa le riutilizzo italiane, ma ci sono molte inerzialità, a partire dunque dalla normativa. E qui ci addentriamo in uno di quei tanti casi, direi in Italia, in cui le politiche pubbliche dello Stato a livello statale non conciliano con le esigenze, i problemi e le richieste di governo del territorio da parte degli enti territoriali, soprattutto quelli locali. Con i provvedimenti adottati negli ultimi praticamente 40 anni, a partire dai primi disegni di legge del 72 e dell'89, ci troviamo di fronte ad una produzione normativa impetuosa e contraddittoria, con strumenti e procedimenti che si sono progressivamente affiancati o che hanno sostituito gli uni agli altri, negli auspici di essere migliori rispetto a quelli precedenti, ma molto spesso non si sono rivelati tali. E a partire da una prima legge in materia di programma di alienazione, che è stata la legge finanziaria del 1997, successivamente modificata, a partire dal 1999, con la creazione dell'Agenzia del Demanio, si spera di ovviare alle prime difficoltà riscontratesi in questo primo programma di alienazione per realizzare effettivamente dei riusi. Ma a partire dal 2001, fino praticamente all'anno scorso, ci troviamo di fronte a una stagione normativa intensa che ha promosso moltissimi programmi e procedimenti, i quali sono stati affrontati dai vari governi, sia di un colore che dell'altro, in modo similare, ovvero
sono stati, i procedimenti sono stati affrontati secondo questioni di tipo finanziario, mentre le questioni legate al governo del territorio, alle esigenze degli enti locali sono stati messi in secondo luogo e non sono stati incentrati in questo senso. Quindi possiamo vedere come due players che stanno giocando un ruolo fondamentale per la rigenerazione sono l'Agenzia del Demanio e il Ministero della Difesa. In questa linea del tempo possiamo vedere come l'Agenzia del Demanio sia nata nel 99, ci sono stati praticamente una decina d'anni in cui ci si è trovati di fronte a una ristrutturazione organizzativa e del personale anche di tale agenzia, che finalmente a partire dal 2010 poi è entrata realmente in funzione, con percorsi autonomi e paralleli al Ministero della Difesa nella dismissione del patrimonio immobiliare, perché molto spesso il Ministero della Difesa sgancia all'Agenzia del Demanio i compiti relativi alla dismissione di taluni patrimoni, mentre vuole gestire per sé quelli di altri, che in teoria quelli per cui in teoria potrebbe ricavare più profitti dalla loro valorizzazione. E per valorizzazione qui si intende una valorizzazione urbanistica, quindi cambio di destinazione d'uso. Per quanto riguarda i vari procedimenti che sono stati introdotti negli ultimi 25 anni, praticamente possiamo riscontrarne 4 che oggigiorno sono in fase di sono ancora in fase di attuazione, ovvero i protocolli d'intesa tra l'Agenzia del Demanio, il Ministero della Difesa e gli enti territoriali, ma anche pubblici come le università, i programmi unitari di valorizzazione territoriale che riguardano l'inclusione di una certa quantità di beni al fine di una loro rifunzionalizzazione per modificare lo strumento urbanistico locale e centrare così l'attenzione sulla partnership pubblico-privato. Il federalismo demaniale in 3 tappe, ovvero nel 2010, 2013, 2016, che prevedeva l'attribuzione a titolo gratuito di beni di proprietà statale agli enti territoriali richiedenti con priorità ai comuni, e l'applicazione dell'articolo 26 del decreto Sblocca Italia, che riguarda la rigenerazione dei patrimoni militari da dismettere con priorità alle operazioni per promuovere iniziative di social housing. Tutto questo è stato fatto, è stato cercato di studiare attraverso un metodo di indagine che si include in un libro che è stato appena pubblicato da alcuni mesi, poi ve ne parlerò alla fin fine, scritto tra l'altro con il relatore precedente Francesco Gastaldi, tutto questo ci ha fatto capire come ad oggi ci siano più fallimenti che operazioni virtuose di riuso. E qui qui parliamo di due operazioni che sono ad oggi in corso, che stanno durando da molti anni, che riguardano una la città di Milano, l'altra quella di Verona. Per quanto riguarda la città di Milano, e parliamo di una porzione dell'ex città militare, ovvero sia il comprensorio immobiliare di cui fanno parte l'ex Piazza d'Armi, tutta questa area verde, tutta questa grande area verde, e gli ex magazzini di Baggio, oggi praticamente quasi tutto demoliti. Qui troviamo un'altra caserma, nella parte a sud c'è anche un ospedale militare. Tutto questo è nato negli anni 30, tutta quest'area che è servita anche come base per urbanizzare la città di Milano, la parte ad ovest della periferia. Quindi da questa linea del tempo possiamo vedere come ci sia una relazione molto spesso non molto comprensibile tra i cambi normativi, elementi frenanti di vari livelli, a livello statale, a livello di governo del territorio locale, ma anche a situazioni caso per caso di difficoltà di certe aree militari, come la loro rilevante dimensione a livello territoriale, perché molto spesso le aree militari superano i 100.000 metri quadrati. Nel caso di Milano possiamo vedere come nella Piazza d'Armi e gli ex magazzini militari ci sia stata una prima infrautilizzazione, graduale abbandono a partire dall'inizio degli anni 90. Tutto questo poi è seguito attraverso una lenta, farraginosa
operazione per trasferire la proprietà in mano all'Agenzia del Demanio, che ha cercato di coniugare i suoi interessi, gli interessi quindi del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero della Difesa e delle casse dell'erario statale, con quelle di governo del territorio. Quindi l'approvazione del piano di governo del territorio di Milano, avvenuto tra 2011 e 2012, ha incluso parzialmente delle previsioni di piano per tale area, ma sono cambiate nel corso degli anni, con l'introduzione di un fondo di immobiliare della società Indimit, che ha preso il posto dell'Agenzia del Demanio quale proprietario del bene, e dopo un interessamento della società calcistica dell'Inter tra 2017-18, ad oggi tale comparto risulta praticamente demolito per quanto riguarda la parte dei magazzini di Baggio, e la rigenerazione comunque sta sempre in stand-by di fronte anche alle imposizioni, tra virgolette, relative all'emergenza pandemica. Nel 2012 vediamo come questo sistema sia stato inserito attraverso il cosiddetto comparto sistema caserme, per rigenerare in una nuova area di centralità la parte ovest della città di Milano, che dovrebbe basarsi con una vocazione a sport e spettacolo. Mentre per quanto riguarda la modifica di questo piano, si prevedono meno cubature, ma sempre l'installazione di grandi funzioni urbane, in consonanza con ciò che era stato previsto nel 2012. Ad oggi, comunque, ciò che risalta è l'abbandono di tali strutture. E quindi nel 2020 si era parlato di cedere in comodato gratuito fino ad ottobre tale cespite per realizzare alcuni eventi al fine di garantire il distanziamento sociale della popolazione, ma ciò non è avvenuto praticamente, e l'esborso per realizzare delle opere di bonifica o messa in sicurezza di tale area è stata realizzata da due fondazioni, e tutto ciò non tanto per la popolazione locale, perché qui si tratta anche di un quartiere a chiaro stampo di social housing realizzato a partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, che è stato comunque nel tempo anche marginalizzato dovuto alla presenza di extracomunitari e di cittadini stranieri e di famiglie con una bassa rendita annuale. Ci si trova di fronte da un lato al soddisfacimento delle esigenze pubbliche da parte degli attori coinvolti, come la fondazione che è un fondo di investimento immobiliare privato e non pubblico, e poi all'attuazione di un grande progetto urbano, quindi nel lungo medio termine. Non è che al fondo immobiliare interessi tanto realizzare questo progetto in 2, 3, 5 anni, non importa, perché tanto con il corso del tempo avverranno sicuramente delle nuove occasioni per realizzare delle nuove funzioni a vocazione sportive e dello spettacolo, quindi il fondo può aspettare per realizzare i propri interessi, e questa è una delle peculiarità della città occidentale italiana, del modello di sviluppo diciamo capitalistico. Un altro che riguarda la città di Verona è il grande progetto urbano che riguarda l'ex caserma Santa Marta e Europa Salacqua. Se da un lato la caserma Santa Marta risulta praticamente riconvertita a metà in una sede dell'Università di Verona, per quanto riguarda invece la caserma Santa Marta e Passalacqua, ci troviamo di fronte ad un progetto di rigenerazione che ormai prosegue da più di 10 anni e essendo incompleto, che prevede social housing, un parco verde e praticamente un mix di attività commerciali e terziarie che garantiscano il mix e un uso del territorio che sia continuo durante tutto l'arco della giornata. Ci troviamo di fronte a un ambito che non era dismissibile secondo il Ministero della Difesa, e oltretutto essere anche richiesto dalla NATO alla fine degli anni 90 per insediare una nuova installazione militare. Ma sebbene la caserma Passalacqua sia stata praticamente demolita del tutto,
demolendo anche tutti gli spazi verdi che erano inclusi in quest'area, la caserma Santa Marta è stata di una più facile, diciamo, riconversione in quanto all'interessamento dell'Università degli Studi di Verona. Anche qui vediamo nella linea del tempo le tappe più importanti, e qui cerco anche di finire perché ormai sto arrivando quasi ai 20 minuti. Oggi ci si trova di fronte alla rigenerazione di una parte importante dell'ex caserma Santa Marta, che è il silo di Levante, e il completamento della rigenerazione della caserma Passalacqua, che è stata acquistata per più di 42 milioni di euro a suo tempo, essendo ufficializzato tutto questo solamente nel 2007, e qui vediamo come il procedimento inizia nel 2000, quindi sono passati 7 anni. In 7 anni possono cambiare moltissime cose anche negli strumenti di pianificazione locale, quindi troviamo molte difficoltà relative a tali questioni di rilevanza territoriale che coinvolgono le ex aree militari, che sono sottoposte a un piano urbanistico attuativo introdotto nel 2009, ossia sono passati 11 anni e non è stato ancora terminato. Quindi ci sono dei legami problematici tra la normativa, le politiche urbane e territoriali e il mercato immobiliare. In questo prolungarsi dell'abbandono talvolta viene per interesse vigile, perché il Ministero della Difesa o chi è proprietario difende i propri interessi, e molto spesso, come possiamo vedere altre iniziative in Italia, come l'ex Cavallerizza di Torino, certe iniziative dal basso e di enti non profit può garantire un riuso temporaneo che, per anche dare alla cittadinanza dei nuovi spazi di raduno o per realizzare qualsiasi tipo di attività. E questo tema potrebbe innescare la rigenerazione anche nel breve periodo. Dunque, ci sono tutta una serie di esiti deludenti in questi processi, numerosi problemi che risultano ancora irrisolti, e tra i percorsi di ricerca futuri ci sarebbero la classificazione, l'analisi, il censimento di l'inventario di tali patrimoni militari in abbandono, e con la comparazione di ciò che sta succedendo anche in territori stranieri come Spagna, Francia, Germania, eccetera, eccetera. Qui vi rimando al libro che è stato pubblicato quest'anno insieme al professor Gastaldi sulle aree militari dismesse, pubblicato a Lettera 22. E niente, io praticamente avrei finito, sempre con la speranza che questo piccolo albero che sta crescendo, forse sarà anche cresciuto perché la foto, come ben si ricorda Luca, del 2015 nell'ex caserma Trieste di Casarsa della Delizia, ci sono dei piccoli spiragli per realizzare interventi focalizzati a garantire il diritto alla città, della cittadinanza, e non solamente per realizzare dei profitti per rimpinguare le casse erariali dello Stato. E niente, qui avrei finito e cedo la parola a Luca. Adesso tolgo la condivisione. Sì, in pratica mi sembra che la tua conclusione è la dimostrazione in pratica di quello che diceva prima Castaldi, che effettivamente sì, bisogna essere innovativi e riuscire a rifondare tante cose. Allora, adesso io direi veloce, andiamo, rimaniamo a Verona perché abbiamo l'architetto Gian Leonardo Calefi, che ringrazio anche perché siamo in ritardo di 20 minuti, ma penso che anche se fossimo stati in un posto fisico tutti insieme saremmo in ritardo forse anche di più, quindi tutto sommato alla fine i tempi qua siamo riusciti quasi a tenerli. Allora, lui ci parlerà di una riqualificazione di un progetto e di altre cose che riguardano Verona. Ricordo ancora che in pratica effettivamente avremmo dovuto vederci a Verona, e quindi è per questo che tutto l'impianto è stato giocato tra una specie non di parallelismo, ma in pratica di mettere a fuoco alcune realtà diverse, che però alla fine presentano problemi molto molto comuni, giro e rigiro, perché in fin dei conti, sì, più conosco il mondo, più mi viene da dire che alcuni problemi sono assolutamente uguali da tutte le parti e molto, molto spesso rimangono irrisolti. Allora, eccolo qua. Devo condividere un altro schermo, passo la palla, ti ringrazio prima di tutto. Sì, grazie Luca. Se mi aiutate a condividere lo schermo giusto, perché qui ho già, come al solito, fatto un po' di confusione. Scusami, si vede benissimo, c'è la tua presentazione, tu puoi andare avanti. Ah, buon, perfetto, benissimo, molto bene. Allora, grazie. E dopo aver ascoltato molte interessanti ricerche e riflessioni progettuali sulla rigenerazione urbana, vi esporrò 5 progetti, frutto di incarichi professionali, uno di un concorso vinto.
La mia attività di professionista si estrinseca solo elaborando progetti che diventano la risposta a domande poste da attori del mercato, pubblico e privato. Il mercato rappresenta il fronte concreto della rigenerazione urbana che vede i progetti misurarsi coi budget di spesa, con le esigenze di chi investe per realizzare profitto, quello che a volte con una punta di invidia viene chiamato speculazione, con esigenze di gestione delle strutture interessate dalla rigenerazione. Vi esporrò progetti che ritengo siano di qualità, perché la qualità è l'unico parametro, peraltro tutt'altro che oggettivo, che consenta di valutare la bontà di un intervento. Nei progetti che vedrete non esiste la ricerca di una cifra stilistica, di una riconoscibilità identitaria, perché non è questa la mission mia e del nostro studio. Sia perché tutti i progetti che mostrerò sono frutto del lavoro di squadra di molti professionisti, sia coprogettisti architettonici che specialisti in strutture, impianti, geologia, acustica, illuminotecnica, archeologia e agronomia. I supporti specialistici ricevuti nei rilievi scanner laser e fotogrammetrici, nelle ricerche storiche e nelle metodiche di restauro di superfici pittoriche e decorative sono stati altrettanto importanti per la precisa ed approfondita messa a punto dei progetti. Il mio studio si chiama Architer, è strutturato come una società di ingegneria, è stato fondato nel 1991 da me e dall'architetto Antonio Biondani e si è via via allargato con altri colleghi e collaboratori. Ora siamo 5 architetti, 2 anche pianificatori territoriali, un ingegnere, un geometra ed una segretaria amministrativa. Redigiamo progetti architettonici, piani urbanistici, studio di impatto ambientale, avvalendoci di una rete di consulenti per le prestazioni specialistiche. Il primo progetto che vi mostro è un concorso vinto per il Parco della Cultura Urbana a Verona. Il tema è la rigenerazione di un tratto della cinta muraria della città, il recupero e la valorizzazione degli spazi storici con la loro rifunzionalizzazione per le attività sportive delle giovani generazioni. Il progetto prevede la ricomposizione del vallo murario, qui nel perimetro rosso c'è l'area interessata, attraverso l'eliminazione di ingombranti superfettazioni, compresa una piccola piscina coperta, compresa una piscina coperta comunale, e la realizzazione di un'area attrezzata per lo skateboard, il bouldering, workout, slackline e spazi per gli artisti di strada. Queste attività sono previste nell'area perimetrata in azzurro. La rigenerazione degli spazi storici avviene attraverso inserimento di elementi formalmente leggeri e rimovibili, ma in grado di caratterizzarli. Il master plan, che è oggetto della prima fase del concorso, prevede la ripulitura e la valorizzazione dei muri di rivestimento aderente, dei muri distaccati alla Carnot e di tutte le componenti dell'architettura militare cinquecentesca. Con la rimodellazione delle opere di terra si ricompongono gli spazi di pertinenza e i vuoti prospettici, gli spazi esterni di radiazione balistica, i settori di tiro dell'artiglieria, la visualità reciproca tra le opere con la spianata esterna, tutti i valori spaziali che nel tempo sono stati persi per l'inserimento di superfettazioni. La qualità architettonica e storica del luogo richiede la valorizzazione di questa parte della cinta magistrale ascrivibile a San Micheli, poi restaurata da Franz von Scholl nel 1835. Nella seconda fase del concorso, un'area del parco viene specializzata in ovali tematici. Questo più grande è una vasca dell'inizio del Novecento preesistente. Gli altri sono invece elementi introdotti nel progetto. In ciascuno degli ovali vengono svolte le attività richieste. La piastra più grande, questa, corrisponde all'invaso esistente ed è opportunamente rimodellata per ricevere le attività dello skateboard BMX rollerblade e del monopattino. L'ovale si presta all'utilizzo di spettacoli o dancing all'aperto. Il coronamento fuori terra verticale è a disposizione degli sponsor. Eccolo qua. Una piastra è destinata alle esibizioni degli artisti di strada. C'è un'area destinata alla slack lane che sfrutta gli alberi esistenti.
c'è una palestra open air e street workout, c'è una piastra per il bouldering. Ecco, questi sono dettagli delle rimanenti delle parti del progetto che vi ho sommariamente elencato. Questa è la parte relativa al bouldering, per il quale noi abbiamo fatto una scelta molto precisa, perché siamo convinti che le soluzioni progettuali adottate siano volte alla promozione della socializzazione e dello sport senza barriere. Infatti tutto il parco è completamente fruibile a tutti, a cominciare da chi si sposta su ruote, roller, pattini, skate, carrozzine, bici, scooter elettrici, eccetera, facendo propri i 7 principi dell'Universal Design. L'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2001, tramite la classificazione del funzionamento del corpo umano e della salute, dà una definizione della disabilità come fenomeno biopsicosociale. La disabilità è il risultato dell'interazione fra la salute dell'individuo e i fattori legati al contesto ambientale. Avere una parte di città non accessibile crea disabilità. Avere spazi pubblici con percorsi e attrezzature fruibili da tutti riduce la disabilità. La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'ONU nel 2006, sancisce che la disabilità è un concetto in evoluzione e che la disabilità è il risultato dell'interazione tra le persone e le barriere attitudinali ed ambientali, che impedisce loro la piena ed efficace partecipazione nella società. Per una città vera, la declinazione dell'essere smart risiede tutta nella capacità di garantire la massima inclusione sociale al proprio territorio. Non ci sarà uno spazio, un luogo destinato a qualche categoria di persona. Tutto lo spazio sarà accessibile. Questi sono i dettagli che consentono a qualunque tipo di disabilità, dagli ipovedenti agli ipoudenti ai disabili motori, di trovare un proprio orientamento e una propria appropriazione agli spazi del parco. Poi il sistema di illuminazione, non c'è tempo per descriverlo, ma si relaziona a un più generale sistema di illuminazione del parco della cinta muraria. Il secondo progetto che vi illustro è il restauro e la rifunzionalizzazione del silos di Levante nella riqualificazione urbana di Veronetta, di cui ha già fatto un accenno Federico Camerin prima. È all'interno di un complesso militare austriaco, anche questo è stato realizzato da un'equipe pluridisciplinare molto vasta. Questo è il complesso, l'immagine analoga a quella che Camerin ha mostrato prima. Questo è il complesso militare di Santa Marta. Questi sono i fabbricati che sono già stati restaurati attraverso una convenzione tra l'Università di Verona e lo IUAV su un progetto coordinato dal professor Massimo Carmassi. Questa area lasciata dai militari è stata trasformata in un importante polo universitario. Il silos di Levante è questo fabbricato segnato con la freccia. Il nostro progetto, in coerenza con la strada tracciata dagli altri interventi, il silos di Levante, oggetto di intervento, è rappresentato da queste 3 fotografie superiori, in questa ultima a destra è il fabbricato di destra. Questi sono gli altri manufatti del complesso di Santa Marta, già restaurati sul progetto di Carmassi. Dopo questo è l'insieme dell'intervento, quello grigio è il silos di Levante. Dopo il rilievo scanner laser e fotogrammetrico terrestre, è stata condotta una puntuale mappatura del degrado murario e delle lesioni strutturali. Questi sono i rilievi prodotti dalla restituzione grafica delle nuvole dei punti conseguente al rilievo scanner laser. Questa zona bianca non è stata accessibile perché è occupata dai silos che vi mostrerò dopo, ma sostanzialmente questo rilievo ha consentito di rappresentare in maniera puntuale lo stato del fabbricato per poter poi condurre una mappatura precisa e dettagliata delle condizioni di degrado statico e di degrado strutturale che sono state prodromiche al successivo intervento di progettazione
esecutiva. Questa puntuale mappatura oggi è possibile attraverso l'utilizzo di strumenti informatici che consentono anche attraverso radiografie di penetrare all'interno delle mura. Queste non sono foto, ma sono è il rilievo di punti, è la nuvola di punti. La restituzione grafica che dà la nuvola di punti ha una capacità di consente di analizzare il progetto con una capacità di penetrazione decisamente notevole. Qui prosegue la mappatura, qui siamo nelle condizioni di analisi degli elementi di degrado, in questo caso strutturale, e in basso a sinistra degli intonaci, alcuni dei quali sono ancora attaccati alla struttura muraria. In origine la struttura muraria era tutta intonacata, poi progressivamente gli intonaci l'hanno messa a nudo. Dal punto di vista progettuale, qui abbiamo un profondo risanamento statico ed igienico del fabbricato, ma dal punto di vista della ridistribuzione interna abbiamo poche operazioni di demolizione, queste segnate in giallo, e invece una nuova costruzione, ed è questa segnata in rosso. Ciascuno di questi è un silos per contenere i grani, edifici, corpi di fabbrica realizzati nel Novecento, quando l'esercito italiano è entrato in possesso, dopo l'unità d'Italia, dopo l'annessione del Veneto all'Italia, del corpo di fabbrica, lo ha trasformato all'interno, e quindi esiste oggi una pelle esterna che è la struttura principale di epoca austriaca, e un intervento successivo interno in gran parte di cemento armato molto, molto armato, quindi di grande solidità. Noi attraverso un'operazione di inserimento di passerelle in questi silos abbiamo realizzato degli spazi espositivi. La destinazione di questo edificio è in parte per usi civici per il quartiere e in parte per attività didattiche dell'università. Ecco, questi sono i silos tagliati con le passerelle che li attraversano, e questi spaccati rendono le scale che all'interno consentono la risalita dei vari piani. Ecco, questo tipo di intervento è un intervento di restauro decisamente importante, perché riguarda l'intero insieme del fabbricato. Il terzo progetto che vi illustro è la ristrutturazione di un'ex clinica privata denominata Villa Lieta. Tipologicamente non è niente, è un fabbricato di 7 piani, e il tema è il rinnovo del tessuto urbano col progetto di ristrutturazione tramite demolizione e ricostruzione del fabbricato. E abbiamo ottenuto un fabbricato, eccolo qua, questo a sinistra era quello preesistente, questo a destra questo realizzato, che è significativamente più ampio del precedente. Come vedete, siamo in un quartiere densamente popolato, per i veronesi presenti è Borgo Trento, per cui conosciuto, è il quartiere dell'upper middle class veronese, dove il livello di domanda dell'edilizia è decisamente di tipo alto. Questo a sinistra era la clinica Villa Lieta, quello a destra è la residenza realizzata. Si tratta di un intervento di 3 piani interrati e 10 piani fuori terra. La sagoma di questo fabbricato ristrutturato, ma in realtà demolito e ricostruito, è stata guidata dalla sagoma del fabbricato esistente. Quello che si vede in giallo è quella che si vede in giallo è la sagoma del fabbricato preesistente, quella in rossa è la sagoma del fabbricato nuovo, dove è stato applicato il piano casa, il tanto aborrito piano casa, perché effettivamente è vero, va contro la pianificazione nazionale del territorio, però consente anche interventi che in questo caso sono di densificazione su un tessuto urbano già denso, che però ha riscosso ampio successo nel mercato, quindi mi viene da dire che ha corrisposto, se non altro, ad una domanda. In sezione vediamo in giallo il fabbricato preesistente, in rosso vediamo l'ampliamento sia interrato che di sopraelevazione. Questo è il fabbricato preesistente, interamente rivestito con una parete ventilata
di marmo, Jurassic Green, un marmo africano, è il basamento del piano terra e segnala queste terrazze, giallo Atlantide, che è un marmo italiano, invece è il rivestimento della parte superiore allo zoccolo. Questo fabbricato è dotato di ampie terrazze, realizzato prima del Covid, che sappiamo ha innescato una domanda di ampie terrazze sugli appartamenti, ma questo ne era dotato per ragioni proprie. La qualità di questo edificio è in buona parte rappresentata dagli materiali, ma anche dalle caratteristiche prestazionali. Questo edificio è stato certificato in classe A Casa Clima, uno dei primi a Verona e uno dei più importanti dal punto di vista dimensionale certificati dall'Agenzia Sudtirolese. Questa certificazione ha obbligato la redazione di una progettazione esecutiva e di una realizzazione molto attenta alla non realizzazione dei ponti termici, alla realizzazione di dettagli che sono stati valutati sia dal punto di vista del contenimento dell'espressione energetica, ma poi si sono rivelati anche molto efficaci dal punto di vista acustico. L'ultimo piano ha una copertura a volte con travatura in legno isolate termicamente ed è rivestita in alluminio. Da un punto di vista paesaggistico, gli ultimi piani sono evidentemente piani molto favoriti perché consentono di vedere le colline. Ecco, questa è una fortilizia austriaca trasformata in chiesa che fa parte del profilo delle cosiddette torricelle, le colline che circondano Verona, e questa è la realizzazione del decimo piano, ma sostanzialmente mansardato. Il rapporto con il paesaggio è favorito dalle ampie finestrate che accompagnano il rapporto con le terrazze, come dicevo prima, esaltate soprattutto nei piani superiori. La certificazione classe A Casa Clima ha obbligato ad una progettazione particolarmente attenta e controllata dall'agenzia, per cui l'esperienza qui a livello esecutivo è stata un'esperienza molto profonda, ma si è rivelata estremamente proficua al di là dell'aspetto energetico. Il progetto che vi mostro ora è la riqualificazione dello stabilimento termale di Comano. Qui non siamo nel Veronese, siamo in provincia di Trento. Lungo il corso del fiume si affaccia un edificio realizzato negli anni 70. Anche qui la squadra degli specialisti particolarmente complessa. Segnalo sempre la squadra degli specialisti perché la rigenerazione urbana, con i problemi che comporta di analisi dell'esistente e di valutazione dell'interrelazione fra il nuovo edificio e un intorno già urbanizzato, richiede competenze più approfondite e direi più puntuali di quelle di un nuovo intervento. Il fabbricato realizzato da un ingegnere locale ha una propria dignità architettonica. Questo è lo stabilimento delle terme. A Comano c'è un'acqua particolarmente importante per la cura della psoriasi. Questo edificio ha una propria articolazione funzionale, ha una passerella pedonale che parte dal parcheggio attraverso il fiume e lo raggiunge, e ha un rapporto con il paesaggio che è contemplativo essenzialmente, ma comunque ormai fa parte di un inserimento consolidato nella valle. Questo edificio è stato totalmente ristrutturato e ampliato, ma il problema non è solo la ristrutturazione e l'ampliamento, è lo studio di un progetto che venisse attuato in tre stralci annuali coincidenti con i periodi di non utilizzo dell'impianto. Per darvi un'idea, questa è la pianta il piano base del fabbricato. Non entro nei dettagli che non riguardano questa conversazione, ma questo per farvi rendere conto di quanto complessa sia stata la definizione degli spazi interni. Queste sono le sezioni che mostro anche qui solo per evidenziarvi la complessità di questi spazi, e questo è il ragionamento che volevo fare.
In giallo sono rappresentate le murature esistenti. In rosso sono rappresentate le murature di progetto. La sfida di questa riqualificazione è nel realizzarla in 3 stralci annuali. Blu è segnata la fase 1, 2, la fase rossa la fase 2 e verde la fase 3, che dovevano avere la propria cantieristica da ottobre ad aprile, perché da aprile ad ottobre si apre la stagione e quindi questo grande centro non doveva mai chiudersi. Quindi in 3 inverni si doveva realizzare l'opera. Quindi realizzare l'opera, al di là della difficoltà dell'impostazione cantieristica, di tutta una serie di problemi anche di sicurezza che abbiamo affrontato e risolto, dal punto di vista architettonico avevamo la necessità di far sì che quando dopo il primo anno viene realizzata una parte dell'opera, l'utente del centro avesse comunque la sensazione di essere in un edificio compiuto e non in un cantiere. Ecco perché il tema di questa ristrutturazione con un leggero ampliamento è strettamente connaturato alle modalità di gestione del cantiere. Vedete qui che sono stati rifatti alcuni corpi di fabbrica, altri sono aggiunti secondo la logica che vi dicevo prima. Il rapporto con il paesaggio rimane un rapporto molto importante, però un progetto come questo viene concepito in funzione della sua realizzazione per stralci e, come dicevo prima, fra uno stralcio e l'altro per consentire l'utilizzo dell'impianto. Questa è una connotazione importante, senza la quale non si potrebbe cogliere il senso di un'architettura che tende ad adeguare l'architettura esistente senza costituirne una radicale alternativa. Vabbè, queste sono modellazioni del risultato finale che si ottiene ovviamente alla fine del terzo anno. Gli interni invece sono totalmente svincolati da questa problematica, sono anche svincolati dalla visione del paesaggio, perché questi sono spazi interni alle grandi superfici che abbiamo visto prima, per cui gli spazi interni hanno un loro tipo di autonomia a livello di design degli interni che l'architettura esterna non ha. Quinto e ultimo progetto che vi mostro è la riqualificazione e valorizzazione del forte di San Briccio di Lavagno. Anche qui una squadra molto ampia di specialisti. Tra l'altro c'è anche da dire che queste sono gare pubbliche, vinte in competizione con altri concorrenti, e quindi la somma dei curricula degli specialisti consente anche di avere la forza qualitativa e numerica necessarie per aggiudicarsele queste gare, ovviamente. Ecco, questo è un forte ai margini del centro abitato, ma che è sostanzialmente inserito in elementi naturali e in condizioni di, come dire, di... Scusate un attimo che adesso ecco, l'avevo caricata, ma naturalmente non ci siamo. No, mi sto sbagliando, portate pazienza. Eccolo qua, questo. Allora, questo forte è un forte in buone condizioni statiche che richiede sostanzialmente una pulizia, un'operazione di risanamento dalle infiltrazioni d'acqua, che è stato l'intervento più pesante che poi vi mostrerò, ma sostanzialmente con un intervento leggero è possibile usufruire di spazi in buone condizioni. C'è da dire che l'architettura militare costruita dagli austriaci è un'architettura di grande qualità costruttiva. Vedete che il livello di conservazione di questi corpi di fabbrica è assolutamente buono. All'interno di questi spazi il comune ha deciso di organizzare spazi appunto per le attività delle associazioni musicali, coreutiche, esposizioni, eccetera. E quindi l'intervento quasi in punta di piedi è consistito in una pulizia di questi spazi, nel riuso di questo teatro, che è un teatro realizzato nel Novecento in calcestruzzo, ma che era molto più costoso demolire e rifare da un'altra parte, lo abbiamo mantenuto e inserito nella progettazione. Eccolo qua, questo è il teatro.
E quindi sostanzialmente questo tipo di intervento, a differenza di quello che abbiamo visto a Santa Marta, ecco, questo è la restituzione dei rilievi scanner laser, realizzato da dei topografi molto bravi. Ecco, questo è la restituzione degli spazi interni, che ci hanno consentito di fare una modellazione statica verificando l'assoluta solidità di questi edifici. Questi interventi colorati sono quelli che costituiscono il primo intervento. Il finanziamento di cui potrà disporre il Comune non consente una riabilitazione complessiva, ma verrà realizzato un parco della musica nell'area viola e nel un museo della cultura contadina e uffici per le associazioni. Ecco, questo invece è l'intervento che viene fatto per evitare il percolamento delle acque. Sostanzialmente sarebbe stato di un costo improponibile rimuovere tutto il terreno, impermeabilizzare la volta e poi rimettere il terreno. Per cui di fatto sotto un livello di circa 40 centimetri abbiamo previsto la realizzazione di un getto in calcestruzzo che impedisca all'acqua di passare ma di defluire nei condotti pluviali che già sono esistenti. Queste sono alcune schede realizzate per correggere le minime lesioni morarie che abbiamo notato, e questi sono alcuni elementi minimali introdotti per l'utilizzo degli spazi opportunamente ripuliti e riscaldati con un'impiantistica a vista, per poterli, con investimenti decisamente contenuti, utilizzare per scopi sociali. Questa è una scala che fiancheggia la gradonata che avete visto prima, che viene ripensata come spazio teatrale, semplicemente rivestendo i gradini e favorendo l'utilizzo come gradone. In sintesi, i cinque interventi che vi ho voluto proporre: uno, il parco della cultura urbana, comprende una riqualificazione degli spazi aperti. Il silos di Levante è una riqualificazione molto pesante di un fabbricato storico. Il forte di San Bricio, viceversa, è una riqualificazione molto leggera di questo fabbricato. Villa Lieta è una ristrutturazione con sostituzione edilizia. Le terme di Comano sono una ristrutturazione con ricomposizione edilizia. Non voglio fare il teorico perché non è il mio mestiere, ma sostanzialmente queste diverse tipologie di intervento sono diverse tipologie di rigenerazione di edifici singoli, non di parti di città, di edifici, salvo forse quello della cultura urbana, di edifici singoli, ciascuno dei quali richiede una metodologia diversa e un approccio particolare. Rilevo, occupandomi di pianificazione territoriale, che l'apparato normativo sia statale che regionale messo di fronte alle operazioni di riqualificazione edilizia è assolutamente inadeguato. Qui andrebbe fatta una profonda e totale rivisitazione delle norme urbanistiche che sono state pensate a partire dal DM 1444 del 68 per l'espansione della città. La riqualificazione della città richiede strumenti normativi diversi, con categorie di intervento diverse e con metodiche e che consentano metodiche diverse. Questo è tutto, grazie. Grazie molto anche dottor Calefi. Allora, prima di tutto siamo andati quasi in fondo al nostro tempo, in teoria se è giusta chiedo conferma alla regia, abbiamo 10 minuti. Poi effettivamente chiedo a chi è presente se vuole aprire la telecamera, così magari ci vediamo a 2 secondi, se no mi permetto io di tirare qualche linea rispetto a quello che abbiamo visto, perché adesso questo bagno nella professionalità, direi, effettivamente, ma alla fine anche questo tocco finale sulle normative che andrebbe rifatta, effettivamente quello è vero, nel senso che nel mio piccolo anch'io ho un master supplettivo in urbanistica, ogni tanto effettivamente la domanda è sempre questa: che cosa arriva a coprire del futuro? Qualche volta di solito, almeno a mio avviso, l'urbanistica ha molto fotografato il presente, ha cercato di fare le leggi su quello che sono il presente, quando non addirittura le cose
sulle cose che sono evolute in qualche maniera e che non erano più una norma nemmeno nel presente. Quindi in pratica, effettivamente, non pensando molto al futuro, io mi trovo molto con il discorso fatto prima da Castaldi, che effettivamente sarebbe da rivedere, nel senso che siamo in un momento di crisi, quello è poco mai sicuro. La crisi, come sappiamo tutti in greco antico, ormai se lo ripetiamo come un mantra, vuol dire un momento di opportunità, può finire bene come può finire male. Io sono sempre ottimista, quindi speriamo che vada a finire bene, ma soprattutto è forse anche il momento di dire siamo fermi, perché non dobbiamo neanche fermarci, ci fermiamo un attimo, ripartiamo e vediamo un attimino di riuscire a capire quale dei futuri, perché in fin dei conti, non so, io sono 20 anni all'università che parlo sempre di visione, mi conto che bisogna essere visionari e riuscire a capire che quali potrebbero essere i vari aspetti che sia la nostra società, sia il nostro mondo potrebbe avere tra 20 anni o almeno 30. Riuscire a fare una programmatica per domani è quasi più difficile da un certo punto di vista, perché effettivamente i bisogni, la realtà contingente è talmente, sotto un certo punto di vista sembra quasi assurda, che ti permette meno gradi di libertà riuscire a pensare a 20 anni e via dicendo, anche perché abbiamo parlato di una cosa che è venuta fuori direi di sottofondo, anche perché la maggior parte di noi, ma ho visto che anche il professionista è molto molto sicuro di questo, abbiamo a che fare con i giovani che effettivamente qualche volta non sanno che cosa potrebbe essere il loro futuro, forse non è neanche giusto indicarglielo, dovrebbero trovarlo, però effettivamente dobbiamo anche inventarlo in qualche maniera, quindi bisogna essere, non so, guardare effettivamente in prospettiva, soluzioni giuste non ce ne sono, però effettivamente è che dal punto di vista normativo il discorso della flessibilità, la flessibilità viene fuori, è un'altra cosa che unisce tutte le cose che abbiamo detto oggi in fin dei conti, perché abbiamo parlato di spazi flessibili, abbiamo parlato di una normativa che deve essere flessibile, di una professione che deve essere anche flessibile, perché in fin dei conti forse anche l'architetto Calenpi è stato bravo, nel senso che è stato dentro nei termini richiesti, abbiamo parlato di rigenerazione urbana, ma effettivamente è che rigenerare, riqualificare è qualcosa che effettivamente è chiaro per chi insegna architettura, che potrebbe essere il grande futuro, perché effettivamente quanto possiamo costruire di nuovo ed innovativo. Una cosa, il progetto che ci ha fatto vedere Russi per Milano, in fin dei conti, è un progetto che va avanti con pochi capisaldi, è strutturato in una maniera che è quasi un'enciclopedia della progettazione per il futuro, ma al tempo stesso è alcune cose ferme e anche lì tanti scenari molto molto diversi l'uno dall'altro, con tutto sommato un'architettura indefinita, perché forse questa è anche la grandezza di quel progetto, che effettivamente non dà un punto fermo su quelli che dovrebbero essere il punto di arrivo, parla di vari punti di partenza e poi forse in questo momento che stiamo dobbiamo semplicemente rivedere non soltanto le nostre vite ma anche effettivamente vedere i percorsi, non lo so se sono stato chiaro, mi sembra un po' è un po' così, non so, adesso forse lo sapete, in primavera arriverà la fondazione, sto facendo pubblicità per Apple, la TV di Apple, ma arriverà la fondazione di Asimov, lì effettivamente si parla addirittura di che cosa possiamo pensare, no? Un libro scritto negli anni 50, ma che però dà l'idea che il futuro sia, non dico programmabile, ma soprattutto che sia istruibile. Non so. Mi sembra che sia il momento esatto per stare a pensare anche una cosa del genere, questo va forse anche oltre a quello che richiede, senz'altro quello che vuole la politica, senz'altro è un discorso politico, un discorso che si può fare all'università, ma che prima conto coinvolge anche, non so, una volta andava di moda la massaia di Voghera, ogni tanto mi sembra che queste cose le ha molto più chiare la massaia di Voghera che non noi che, tra virgolette, siamo dietro a promuovere la cultura. Io parlo soltanto per noi perché è quello che penso. Adesso non so se i miei colleghi vogliono dire qualcosa di questa chiacchierata, perché abbiamo pochissimo tempo e non penso di... Chiedo alla regia, perché non penso che coloro che ci stanno ascoltando, che ringrazio perché sono sempre 915, abbiamo avuto una punta di 945, un fiume in piena, però mi sembra che non possano intervenire, quindi chiudiamo noi, non so se avete voglia di aggiungere qualcosa. Prima di tutto vi ringrazio, perché effettivamente... Luca. Prego. Allora, abbiamo alcune domande che sono arrivate in chat. Che non le vedo. Ah, no, scusa qua. Potete vedere perché... Adesso ho visto dove le potrei vedere. No, non le vedo. No, ma
Se volete, io due o tre domande ve le girerei, poi scegli tu. Grazie. Naturalmente a chi può rispondere. Perfetto, non chiedevo appunto l'istruzione per l'uso. Ce n'era una in particolare per Camerin e riguarda l'ex arsenale di Pavia. Se conosceva la problematica che c'è a Pavia e se eventualmente aveva notizie su un eventuale progetto di riqualificazione. Allora, per quanto riguarda l'ex arsenale di Pavia, c'è stato questo ex comparto militare è stato abbandonato nel 2008, è stato incluso nel 2014 nell'articolo 26 del decreto sblocca Italia per realizzare dei progetti di social housing prevalentemente, poi anche dovuto al fatto che un istituto scolastico locale ha rinunciato a dislocare presso l'ex arsenale la sua sede, e anche per le previsioni diciamo un po' speculative, fronte alle richieste dei comitati locali, questo procedimento nel 2017 è stato promosso un procedimento di progettazione partecipata, a cui hanno partecipato anche, so, dei professori dello UAV, Giulio Ernesti, Moreno Bacichet, che si è occupato moltissimo del caso del Friuli Venezia Giulia, per modificare le previsioni di piano urbanistico. Tuttavia ad oggi non so sinceramente quanto sia andato avanti questo procedimento, e ci si attende sempre, da quello che sapevo io, sono informato fino all'estate dell'anno scorso, ci si aspettava comunque di vendere dei comparti di questo ex arsenale per poi provvedere alla realizzazione di edilizia residenziale. Anche qui bisognerebbe vedere che tipo di edilizia residenziale si trattasse. Io sinceramente so lo stato di attuazione all'estate del 2019. Perfetto. Poi grazie. Abbiamo un'altra domanda, che in caso di intervento di bonifica, quindi si fa un intervento di riqualificazione, però ci si trova a dover a che fare con un terreno che vada bonificato, penso appunto ad aree dismesse dove prima c'erano attività industriali. E qua mi chiedono a chi spetta quell'attività di bonifica, soprattutto nel caso in cui chi c'era prima, il gestore di quell'azienda o quant'altro, sia fallito o comunque non più in suo possesso. Se posso rispondere io ancora per caso delle aree militari, scusate se mi faccio avanti, ma dovrebbe essere lo stesso Ministero della Difesa. Tuttavia, delle leggi che rimandano all'epoca della Seconda Guerra Mondiale stabiliscono che il Ministero della Difesa può fare quello che vuole e può non caricarsi di eseguire le operazioni di bonifica. Tuttavia, anche qui bisognerebbe entrare meglio nello specifico del codice di ordinamento di una modifica per quanto riguarda i beni militari che è stata introdotta nel 2010. Ecco, scusate. Sì, buonasera, non sto perché effettivamente ho due colleghi qua che sono senz'altro molto più professionisti di me. Io quello che sapevo effettivamente è che, per esempio, alcuni progetti a Milano non avevano trovato grande soluzione, perché in pratica chi acquista il terreno deve anche affrontare i costi della riqualificazione, almeno questo erano quello che sapevo io. Questo effettivamente può portare veramente a, dipende da che tipo di problematica, in quali sono i, bellissimo, stavo venendo un termine inglese, scusate, gli inquinanti che sono nel terreno, in pratica quale casistica, quanto il terreno da esportare, che cosa c'è effettivamente da fare, possono essere dei costi che sono veramente rilevanti, per cui dipende anche molto da quale potrebbe essere il futuro di quell'area. Quindi alcune zone possono essere, tra virgolette, che trovano anche un viatico necessario, perché alla fine la spesa può rientrare, altri invece diventano veramente problematici, o comunque dei costi veramente alti. Ditemi se sto sbagliando, perché... No, anche nei casi di certe vendite da parte dell'Agenzia del Demanio, non solamente per quanto riguarda le ex aree militari, però si prevede specificamente nei bandi d'asta che il soggetto
acquirente provveda alle spese per la bonifica, che molto spesso non sono comunque contabilizzate e quindi costituiscono un elemento di incertezza. Oh, speriamo di aver risposto bene. Altre domande? Allora, le NTA dei PGT e le leggi urbanistiche, questa è più che una domanda, diciamo che è un augurio, comunque un grido d'allarme, devono permettere di distribuire, di utilizzare gli spazi interni in modo totalmente libero dai proprietari, senza nessun vincolo. No, io posso dire quello che ho detto prima, cioè che queste forme di maggiore elasticità, io ne ero già convinto prima di questa epoca Covid che viviamo, cioè che ci sia una sperequazione, una rigidità dell'uso di un patrimonio edilizio già esistente, per cui la vecchietta di 90 anni di 200 metri quadrati non se ne fa niente, anzi sono un peso probabilmente per lei, un costo, un peso e tutto quanto. E viceversa ci sono delle famiglie anche con figli che vivono in degli spazi limitati. E questo Covid ha anticipato, ha evidenziato ancora di più questa sperequazione, queste necessità di magari di uno spazio aggiuntivo, perché si sono inserite nella casa delle funzioni, cioè la casa non è più solo dove si va alla sera, ma è anche uno spazio che si rivive in maniera diversa, dove si fanno delle funzioni che tradizionalmente erano anche esternalizzate, e che quindi questa questione si porrà necessariamente, secondo me. Siamo già in ritardo, ma credo che anche appunto nei regolamenti edilizi, cioè queste rigidità sono veramente anacronistiche, ecco, e sì, questo il Covid l'ha evidenziato in maniera nettissima, ecco. Io di questo sono molto convinto. Pardon, io continuo con le domande, fermatemi, naturalmente no. Se qualcun altro vuole intervenire. Quanto è importante lo studio dei flussi negli spazi urbani in fase di ricerca pre-progettuale? Ha senso investire come professionista un momento progettuale di studio in live nello spazio stesso? Ma io direi che sì, perché anche per quanto riguarda queste cosiddette città post-coronavirus, città healthy city, tutti questi concetti di healthy urbanism, eccetera, eccetera, io posso parlare dell'esperienza spagnola, almeno nel caso di Barcellona, sono stati condotti degli studi sui flussi relativi alle aree in cui il cosiddetto concetto di supermanzana, cioè una super isola, un super isolato composto da 3x3 blocchi, quindi 400x400 metri circa, sono stati svolti degli studi sui flussi per vedere come la popolazione è andata a, cioè, come la popolazione si relazionava con l'ambiente durante tutti praticamente varie fasi del giorno, e questo è risultato molto importante in termini di progettazione, perché a partire da questo poi sono stati realizzati, nel caso specifico del Poblenou di Barcellona, dove c'è questo distretto del tecnologico, dell'innovazione, dove c'è questa torre a forma fallica, diciamo. In questo caso, a partire dagli studi dei flussi, sono stati poi realizzati, è stato poi realizzato un mobiliario urbano ad hoc. Sì, questo comunque è finanziato dal comune. Sì, no, se posso aggiungere qualcosa, effettivamente sì, dal punto di vista teorico, effettivamente vale la pena, perché è un po' come la scansione a punti di cui abbiamo visto i risultati, effettivamente si riesce ad avere il posto della situazione, anche perché poi la gente, penso che, io parlo sempre dal punto di vista teorico, penso che riuscire a fare una lettura dei flussi adesso, per esempio in questo periodo,
oppure un periodo normale, non è soltanto il fattore di uso e frequenza, è semplicemente in che modo vengono vissuti, in che modo vengono, ci si relaziona con gli spazi, perché la gente di solito tende sempre a fare quello che qualche volta noi progettisti non riusciamo a gestire direttamente sul piano, quindi possono essere logicamente spunti per una progettazione e dopo una cosa certa, quando si parla effettivamente di spazi aperti, la gente di solito fa letteralmente quello che vuole, ecco, insomma, quindi riuscire ad avere un progetto di successo alla mano diretta direi che sempre non è così semplice. Ci sono altre domande? No, io non so neanche se abbiamo un tempo massimo, adesso non so, siccome avevamo dato un tempo adesso, vedo che la gente sta calando, ringrazio ancora gli 880 che ci sono, chiedo alla regia che cosa fare, che hanno più esperienza di me, senz'altro, su questa cosa così. Diciamo che il tassametro l'abbiamo fermato alle 18, quindi se avete ancora tempo, un paio di domande ve le formo. No, siamo rimasti quattro fedelissimi. Regione Lombardia ha posticipato uso legge numero 18 sulla rigenerazione per causa Covid. Secondo voi, dato che il comune non farà comunque una delibera consigliare per andare ad individuare le aree interessate, bisogna aspettare a presentare un progetto oppure si può presentare comunque per un comune inferiore a 20.000 abitanti? Questa è molto tecnica. Molto tecnica. Specifica su Milano. Mi sentirei di dire nulla, anche perché premetto, io sono veramente un teorico, quindi non mi azzarderei. Allora, chiudiamo col bosco verticale. Vediamo. Se siete d'accordo, visto che c'è una sollecitazione su quello che secondo me apre poi tutta una serie di valutazioni che meriterebbero solo quelle mezzo webinar. Interventi come il bosco verticale di Milano sono realmente una proposta per migliorare l'aspetto, la solubilità ambientale per la collettività? Allora, io mi permetto di rispondere io. Il bosco verticale è direttamente connesso con il progetto foresta, tanto per dire. Allora, ci sono due cose, adesso siccome conosco Boeri, dicendo io assolutamente il bosco verticale è un momento sperimentale, quindi effettivamente è una sperimentazione che è riuscita, poi adesso sta per essere moltiplicata. Però di per sé, alla carta, sulla mano, ci sono tutta una serie di cose che danno degli indicatori che sono presenti. È un po' difficile riuscire a staccare le due cose. Da una parte c'è l'architettura, che è una buona architettura, ma è un'architettura. C'è invece l'impronta effettivamente dello studio di come riuscire a piantare delle piante con successo. Sono 5 anni di studio, questo lo dico sempre che i miei studenti, sono 5 anni di studio e sono 17 brevetti su quel progetto. Tra virgolette che funziona, quindi non so, adesso ci sono, penso che sappiamo tutti i progetti di Gabetti e Isola, o se no anche di Anbas, dicendo, il verde così nessuno era riuscito a farlo e riuscirlo a costruire. Diciamo che quando è stato costruito questo prototipo hanno avuto a disposizione 5 milioni di euro per fare degli studi approfonditi e 5 anni per fare ricerca. Quindi tra virgolette non è che dalla sera alla mattina sia andato il bosco verticale e abbia funzionato. Esattamente come per tutto il resto che abbiamo sentito oggi, quando effettivamente l'architettura in fin dei conti si può anche dimensionare veramente per numeri, il progetto tiene, effettivamente sono ettari, adesso non mi ricordo qual è il termine preciso, in pratica tutte le terrazze messe insieme riescono effettivamente a dare la concentrazione di un bosco in verticale. Consiglio a tutti di andare a vedere sul sito di Stefano Boeri Architetti, perché c'è tutto il PDF che si può scaricare. Quindi sì, è una delle tante soluzioni che possiamo trovare nella nostra città. Sicuramente costa meno un progetto come quello di Foresta, mica anche più interessante, perché riesce letteralmente a cambiare l'aspetto, non soltanto la Grande Milano, ma effettivamente diventa una cosa impattante. È un esperimento che richiede tempo, in pratica una cosa è certa, ecco, oggi abbiamo parlato anche di tempistiche e di cose da fare al momento. Quando si parla per esempio di paesaggio si parla sempre di termini che vanno oltre i 20 anni, bisogna veramente riuscire a cambiare la dimensione dello spazio-tempo, non, il risultato non lo vedi domani mattina. Se tutte le cose fossero fatte così effettivamente si riuscirebbe ad avere più spazio per le generazioni future, ma naturalmente sapere che spazio li stiamo per vendere.
So che forse non c'entra, forse diventa un po' fuorviante, ma per esempio una città come Milano, adesso Milano è un'altra volta in espansione, sta crescendo la popolazione veramente nel comune di Milano, anche Milano è stata una città che ha perso popolazione fino in pratica 2 anni fa, una città come Lipsia, che era in caduta libera, cosa ha fatto? Ha demolito tantissime cose e in pieno centro ha piantato alberi, nel senso che tra un edificio demolito, cioè in pratica nello spazio lasciato degli edifici demoliti, sono state piantate nuove foreste, perché in pratica il verde riesce a fare densità, riesce a fare architettura, in attesa poi, questo l'abbiamo visto anche nei disegni presentati dai render, scusate, presentati da Russi, domani il verde è anche quella cosa che un bosco si può sempre tagliare e tra virgolette si può ripiantare da un'altra parte, quindi in pratica è una storia in evoluzione. Giocare questo con l'architettura, parliamo tutti di flessibilità, smontabilità, demontabilità, riciclo, è molto più difficile. Però se non torna che non so, io, il bosco verticale è una cosa a cui voglio bene, tra virgolette magari ce ne fossero altri. Possiamo parlare tantissimo sul fattore architettonico, ma sul fattore in sé di avere una grande densità verde che può diventare un polmone o più polmoni, è una cosa che può anche, e poi tra virgolette anche esteticamente, insomma adesso non so chi ha scritto, se è di Milano oppure no, ma comunque è una cosa che rende più piacevole la nostra città, è qualcosa di cui abbiamo bisogno. Tra virgolette non c'è soltanto il bosco verticale, c'è tantissima architettura, però ormai intreccia il verde con il costruito in maniera molto molto intelligente. Un piccolo saggetto. Forse, non lo so. Altre ultime domande o siamo tutti soddisfatti? Direi che li abbiamo soddisfatti tutti. Allora, benissimo. Allora, io vi ringrazio, soprattutto coloro che sono rimasti fino adesso, grazie della partecipazione così ampia e dico che anche a me piacerebbe vedere la registrazione, che non so dove va a finire, però va bene, chiederemo lumi. Grazie mille alla regia, grazie moltissimo. Vedete, volevo dire giusto il nome, perché abbiamo avuto Riccardo Florina che è stata alla regia e che ringrazio moltissimo, perché grazie a lui le cose sono state molto più semplici. Grazie ancora a tutti, alla prossima, ci vediamo il prossimo anno o dal vivo oppure qua, perché se abbiamo imparato qualcosa con questo sistema qua si riesce a fare tutto e anche bene senza spostarsi tanto, diciamo così. Grazie a voi. Siamo più ecologici. Arrivederci, grazie. Arrivederci. Grazie a tutti, buona serata. Grazie, altrettanto.